Così. Sound resumed. Con due Marco. Buongiorno. Buonasera. Carissimo Zunku, Lupo e Dinamico Pedi Castagnaro, a tutti e tre. Chi è il Dinamico Pedi Castagnaro? Dinamico Pedi Castagnaro e Liezza. Perché? Perché sì, c'ha la faccia da uno Devo che va in giro. Devo scaricare Total War. Tu sei Lupo. Perché? E Zunku sono io. Zunku Pop. Che sarei tornato per te. Grazie a Ollo. Grazie con Fabio prima e anche Giuseppe Facilità. Giuseppe Facilità per 7 mesi. 7 come le volte che si ribalterà Morelli oggi. Forse da sono anche poche. Ma non mi sono mai ribaltato dall'inizio di nuovo di Farmacia. Grazie anche a buon Fabio che aveva fatto l'anno. Aspetta, Eccolo. La mattina c'ho un sonno che mi fa male la testa, talmente il sonno che so. Ma come mai? Perché non hai dormito, Marco. Può essere questo discorso, allora. Però stasera c'è Fall Guys, quindi sono contento. Tangenziale. Grazie, tangenziale. Entrambi 46 mesi. Vi siete messi d'accordo, allora. Grazie. Grazie, belli. Allora, fatemi subito avviare Amici, la partita. Come ha fatto vedere Vector, c'è il giveaway di Stan Gaming, quindi mi raccomando, partecipate che potete vincere un... Rivado su Deutschland. Un particolare. Ale Piss, grazie mille. Vado in camion su Deutschland. Sì, perché non so camion o muletto. Che palle, ho visto, stavo vedendo che altro, voglio rifare Fly Simulator. Magari il camion. Ma Fly Simulator non... Non mi partirebbe mai, a prescindere, quindi. Ma mi si è cambiata la camicia. Eh? E ha messo la camicia bianca. E vabbè, sarà a lavare l'altra. Allora la cambio e la metto gialla. Che sarei tornato. Bestia, Taichi, come 7000 gradi. Grazie, Fabio. Farmi un simuletto. Simuletto, farmi smuletto. Vado birichino. Al momento quanto costava? 100? Beh, se ci fosse stato su PlayStation avrebbe preso su PlayStation, ma non c'è. Costa più il muletto del figurati trattore. Se c'è su PlayStation, scusa. No, infatti, fosse stato l'avrei preso. Ma costa 98.000 al muletto. Madonna, veramente più doppio del trattore. Capito, il trattore cacchio, quello lì è però, un macinapepe. Però sai che è realistico, Dean. Volerebbe anche la PlayStation, però vuoi mettere ste giocare a fare simulator, perfetto. Sì, poi la puoi cavalcare in giro per Monza. Sono dentro la pastiglia. Perché oggi dobbiamo fare cosa, Marco? Che ne so io. Se vuoi prendere il muletto, farmiamo come dei porcelli per il muletto. Qua c'è da prendere la droga, Bene. Sì. Ah no, è una cosa ottica, non è vero. Se cammini poi sparisce, purtroppo. Niente. Lezzar, tu eri ancora il campo là, devo sì. Farci un'altra ancora un'oretta, ci metterò a fare quello. A sto punto. Ma non ti posso venire a dar una mano quello là? Ah, quello sì. Testa. Serve il camion. Ma sì, potrebbe servire il camion. Sì, serve più il camion del muletto. Ma il muletto. Allora, se dobbiamo fare questo discorso. Il muletto non si vende. Non serve mai. Però. Ah, ero già qui, vedi. Sto guardando il tiziano fermo. Aspetta. Però mi serve lo scaricamento. Vado a fare un po' di legna allora io. Col mio pick up okay. Marrone senza elica e timone. Mulo, beh sì, l'asino è più utile del sicuramente. Messer. Grazie, messer. Grazie mille. Silis, va bene. Questi alberi va bene, posso tagliare. La tua figlia la rivedrai stasera per 5 minuti. Tagliarli potresti alberi? L'hai. Certo che sì. Grazie, messer. Grazie, messer. Saluto la tua piccola. Ah, sta scusa. 2 anni, messer. No, quanti ne hai, messer? Tra l'altro 21, non ti ricordo. Guardalo il treno, ma è corto questo treno qui. Esce tutto di fuori.
E quanta pipì Allora, fa? per la live di Formula 1, ieri quando l'ho programmata funzionava. Poi non lo so, quando è uscita non funzionava lo stesso anche su YouTube. Io non ho capito che cacchio Ma c'è. anche ricaricandolo, vabbè. Sì, l'ho ricaricata, partiva perché la prima volta non partiva proprio. Adesso partiva, l'ho guardata un po' a pezzettini, andava. E poi appena è stata pubblicata non andava. Grazie. Capisco. Quindi niente, quella live lì sarà Dobbiamo persa per sempre. sentire però, perché non è normale. Ma solo quella live lì, però. Ah, ho capito, ma mi tira comunque il culo la Ma live di secondo me c'erano Formula problemi 1. di Twitch, proprio in quel periodo, Non perché me ne era sbatte Shroud, che era niente. tornato, e sai che quando c'è sempre qualcuno che torna c'è sempre Sì, ho problemi. capito, ma non è normale che mi fotto il... Questa volta sarà questo, di solito si fotte direttamente la live, in live, adesso si è fottuta solo il past. Dai, adesso su YouTube l'ho proprio cancellata, non Allora, esiste più su YouTube. tagliamo anche Tanto questo non ha senso, non piccolino, parte dai. più. Provo a ricaricarla in caso dopo di nuovo. È Vettel che farà presaglie. Sì. E Metto subito a ricaricare adesso. sta facendo un po' il lamentino Vettel perché tanto non gliene frega più niente. Non so se giustamente o meno, come dicevo, perché non sono Fratta. informato, però. Bravo. La quale di Formula 1, sì. Questa miseria. Ieri abbiamo visto Van Helsing, amico. Oh, cioè io l'ho visto di nuovo per la seconda Sì, beh, volta. ma penso che tutti. Insomma, un capolavoro d'altri tempi si può dire, Ma no? io ti giuro, per me potrebbe essere veramente un capolavoro comunque. Non è Perché neanche così brutto. no, ma il fatto, cioè, non aveva Vai, chissà che peggio. budget. Cioè, in realtà c'aveva No, 100, ce n'è. 150 Esatto, milioni, c'aveva. era nel 2004, Sì. quindi diciamo Però, che. se era fatto. Cioè, è un peccato perché non è brutto comunque. Cioè. Guardandolo un pochino ridi per qualche cosa, però Eh sì. ha un sacco di robe che sono veramente fighe, cioè ha un sacco di particolari veramente fighi. La storia, per quanto è molto anche tamarra, tipo, Beh, sì, un pochino sì, dai. è È molto un pochino figo. tamarra. Che La palestra a ripetizione è fighissima, eh. altro? Il paletto telescopico qui, sono robe fighe, le Sono cose che seghe. apprezzi anche Vado a visivamente, altre che consegnare fanno proprio che è full. vomitare. C'è un momento in cui c'è una. La tizia lì, come si chiama? Che è sul ciglio di un. Burrone, non so Sì, cos'è, che era veramente veramente una un'avventura roba. Io grafica non dei credo. primi anni 90 con lo sfondo fotografato e il pupino lì messo con lo Veramente. scotch. Mancava Dora l'esploratrice che ti diceva: dove sono finiti i miei occhiali? Cercali Sì. sullo sfondo. Infatti, per quello dico, è un peccato non abbiano avuto. Perché secondo me poteva. Perché è bellissimo. Cioè, a me piace un sacco comunque il film di Van Helsing. A parte che a me. Ma io ci sono affezionato. Ogni cosa con Hugh Jackman. Dracula. Ah, No, pensavo con. Hugh Jackman. Cioè, a me Dracula. Piace Dracula. un sacco la storia di Dracula. Tutte le storie con Dracula, robe così, mi piacciono un botto. Beh, io dopo il. Cioè, io proprio sulla scia. Non era su quella scia lì. Non nel senso che ho visto quello e poi ho giocato, anche perché sono passati diversi anni. Ma avevo giocato Van Helsing, il videogioco, perché avevo visto quel film e ero appassionato. Grazie, Ally! Grazie, Non andate in vacanza? No. Ally. No, Mary, questa, la serie che è uscita non l'ho vista. Troppo Che no, tra l'altro Ally. hanno detto che è terribile la Sì. serie. Io ho visto delle recensioni, ho visto delle clip di gente che faceva vedere delle clip, delle robe. C'erano delle cose veramente assurde. Per dirti. Le trasformazioni. No, le trasformazioni forse erano simili. Ma che comunque, cioè su Van Helsing penso che Non veramente posso. metà del budget l'hanno speso per fare le trasformazioni dei Del lupo. licantropi, sì. Perché. Cioè, le fanno proprio vedere, sono tutte inquadrate. Che di solito queste cose nei film le camuffano un po' con degli effetti di Oltre fanno scena. uscire da. Fanno tipo una transizione un attimo che tipo passa dietro un mobile e esce fuori già l'uomo lupo. Invece No, no, lui lì fanno vedere invece. Sì. tutto, fanno vedere. Che è una roba fighissima, tra Ed è l'altro. proprio lui che si toglie la pelle da sotto e c'è quella del lupo. Poi chiaramente a livello grafico Non ho adesso detto lo un cazzo avrebbero perché fatto non molto meglio, leggo Hollow. Però dico, nei giochi, nei film, mi piace sempre quando trattano Dracula.
Ovviamente adesso lo farebbero 10.000 volte meglio perché a livello visivo, dico proprio, cioè come non è il momento della trasformazione, proprio visivamente, non ci sarebbe, non sarebbe tutto olioso il lupo, eccetera, eccetera, che è un po' oliosetto quando si trasforma, eccetera. Adesso lo farebbero molto meglio, sono sicuro. Però sono robe che appunto tanta gente non le fa vedere, lì te lo fanno vedere. Infatti, in Però effetti hanno il fatto. film ci sono affezionato, però non ce la faccio a dire che è bello io. Ci sono affezionato tanto, però non so, c'è delle robe che me lo fanno molto Per me invece è proprio così. bello comunque. Cioè, certo, capisci che è una mezza cazzata, però secondo me come film è figo. Cioè, non devo lasciare più di capolavori, alla Anche fine perché non è che è figo. devi avere aspettative su questo, cioè almeno insomma, no, ma c'era gente magari che ce l'aveva anche l'aspettativa ai tempi, eh. Non mi dite cosa sia, capo. Ecco, Dracula mi fa veramente vomitare a me questo film, purtroppo non ce la faccio. No, Martufello a me, non perché l'attore non è bravo, che proprio non ce lo vedo io, boh. Mi piace. Guito, grazie Grazie, mille. Cusito. A me sembra veramente Martufello quando faceva i Grazie. travestimenti al bagaglino, visivamente. Ma è veramente troppo distante gli Izzar. Sto ancora andando, è Io per questo d'ora che sto andando. sono quasi pieno. Vabbè che dopo prendo la tua in caso. Finisco con la tua. Vedete un bel film di Dracula, c'è quello di Cuppola. Coppola, Coppola. penso volesse. Sì, Coppola, infatti. Ah, ok. Qui anche lì Vabbè, Cugito, ne scusami. parlavamo ieri perché c'è. Dracula? Poi c'è da differenziare tra Dracula, quindi mi sono il conte Dracula Aldo e ci stavano, dai. Vlad, sì, e Vlad l'impalatore, perché tipo c'è Dracula Untold che tratta di più che Dracula, Vlad l'impalatore. Aldo penso sia il mio Dracula preferito, anche il mio, sì, d'accordo. Certo. Ma cos'è sto pistolino, gli Ezra, porca miseria, come si È quello fa? che ci mettevamo. Ma non dovevi neanche prenderlo, sto contratto, Vabbè, questa non c'era niente merda. da fare, non c'erano altri, non c'ero. Mando via. L'impalatore. Insegnava lui, insegnava male però purtroppo. Che scalata che ho fatto col Ma pick-up. Castlevania è una roba diversa, quello Ah, quello d'animazione. d'animazione. Sì. Io l'ho visto. Ho visto la prima stagione e poi non mi sono scordato di guardare la seconda quando è uscita. È uscita recentemente, no? Più o meno. Pare di sì. Però non l'ho vista la seconda io. L'impanatore. Quello d'animazione l'avevo visto che me l'ero portato in Calabria. Era una delle robe che avevo scaricato Dracula nell'ultima morto e volta che sono contento, tra andato. l'altro, è molto fedele. Pensa. Cap, penso di essere d'accordo, non so. I Non lo sono licantropi. mai, non me lo sono mai chiesto È che in realtà cosa preferisco, però. i licantropi non se li è inculati mai nessuno. A me piacciono. Tipo, ah no, ecco, per esempio, stupidaggine. In Skyrim avevo fatto quella dei licantropi, non quella dei vampiri io. Perché, Per cioè, i dire. Però licantropi non c'era un motivo per. non sono. Cioè, non si sono mai inculati da film. Cioè, non c'è un film dove i protagonisti sono i No, licantropi. dico la mia prima run, Hector. Ovviamente poi li fai tutti perché c'hai 500 ore di gioco su Skype. Farò altra legna. Che devo Sarà che da fare? fare sono molto più facili fare i vampiri, visto Vabbè, sì. che. Capito, T-Wolf, dicevo qualcosa di serio io. C'è anche Twilight che ci sono i licantropi. Beh, Twilight nella sua fece analizza un po' tutti, cioè sia licantropi che vampiri. Ovviamente è per un pubblico diverso, no.
Anche Team, io ragazzi, Team Wolf, vi ricordo che l'ho visto per cos'è, 3-4 stagioni, eh. Adesso non so quanti sono in totale, 6 mi sembra. Io Team Wolf, guardate che ci ho provato, eh. Ma c'è gente che lo trova, cioè io ho visto gente che lo trova figo. Team Wolf, vabbè. Anche grande, eh. Anche grande, non per forza ragazzine, ok. Non lo so come mai questa cosa. Cioè, nel senso, sembra, io posso capire se vai per il teen, no? C'è il teen, la storia d'amore, quelle cose lì, e posso capire a chi piace per quello. Ma una persona che mi dice che gli piace proprio per il licantro, per queste cose qua, ma è serio? Un lupo mannaro americano a Londra, dal titolo non mi sembra. No, sarà una di quelle commediole che danno su Rete 4, canale 5 la domenica pomeriggio. Non penso, con Michael J. Fox non credo, però no, non allora, penso neanche ragazzi, sia... No, ragazzi, ma quel film, allora, no, allora, è una cacata quel film, io l'ho visto. Se parlate di quello lì di Michael J. Fox, io l'ho visto. Però è veramente una cacata, cioè è bellissimo ma è una cacata. È bello, però è una cacata, nel senso... Ma non una cacata nel senso perché, per gli argomenti, nel senso, è fatto quando è fatto, quindi nel senso. Quindi c'era qualcuno di fatto. Tra l'altro non so perché, ma ho capito adesso che è Michael J. Fox e non Jamie Fox. Eh sì, è Michael J. Fox, è quello di Ritorno al Futuro. Eh sì. Ho sbagliato. Non è una cacata nel senso. Infatti stavo pensando nel mio cervello, male, ma con Jamie Fox, cioè non so. L'ultimo che ho visto era Robin Hood. Robin Hood? E lì c'è Jamie Fox, è vero? Sì, ma è bellissimo. Non come King Arthur, però beh. Anche di Re Artù mi piacerebbe vedere qualcosa di più ben fatto. Ma porto la nostra a casa intanto. Quello che ci stia più che altro. Sì. Eh no, esatto, Rikishi, cioè, tanti sono tanto, cioè vengono considerati appunto gore o di serie B, cioè di serie B perché appunto gore. Però magari sono fatti anche bene come trama, come personaggio. Ostia, mi sa che non ci sto. Io come faccio a vivere? No, bene? Dai. Dai, io. Quanto è rimasto? Dai, c'è 1000. È uscita Pulsed che è nel mondo di King Arthur. No, solo che. Dato se rivendi il contratto, poi te le vendi in automatico. No, dico, non saprei se può essere bella. No. Ha sempre detto che vende in automatico. King Arthur l'ho mollato dopo 20 minuti. Io non l'ho visto. A me King Arthur è piaciuto un botto, penso. Però anche lì, mi è piaciuto un botto come mi è piaciuto Van Helsing, cioè non è che... Sono un po' tamarri come film. Sì, però c'ha delle robe, cioè per me fighissime, cioè sono delle robe fighissime. C'ha una colonna sonora magnifica, cioè bellissima. Poi c'è Beckham. Bellissimo Beckham. Fa al limite della comparsa. Sì, no, la minimappa col T, così si toglie. Ciao, no, Robin Hood non mi incazzo mai, da rotto l'ho riguardato settimana scorsa. Ma no, ragazzi, allora Robin Hood quello dite... con come si chiama quello che ha fatto Kingsman. Aspettate un attimo, perché secondo me noi ci confondiamo, ragazzi. Ecco, infatti, il film che dico io di Michael J. Fox con Lupo Mannaro è Voglia di vincere. Che è quello. Che è un... No. Sì, si chiama Voglia di vincere, un lupo americano, l'ha scritto prima. Un sicuro? Lupo mannaro americano a Londra, sì. Io l'ho visto tanti anni fa. E quello lì per me è un... No, Moro, vedi? Prima quello che dico Voglia io di vincere è un bel film, okay. Cioè, un bel film è una cacca, nel senso, te lo guardi volentieri, però... E poi voi parlate di altro... Ma è tutto buio, Aspettate che finisco di consegnare, poi... Io l'ho visto tanti anni fa, dovrei rivederlo adesso, ma io ricordo che era un film che vedevi piacevolmente con mio papà in TV davanti alla TV, però...
che anche ha le sue cose, le sue tematiche, per carità, però è un film fatto come era fatto, cioè nel senso degli anni 80, un po' così, un po' strano. Questa casa non ha un frigorifero, ma ha un portatile. È proprio la nostra fattoria questa, che bello. Quello che dicevate voi in chat, cioè, è un'altra cosa che non ho visto allora io. Dove è finito il mio bastone lungo di carne? Comparso? Bene. E qual è il fun fact, Dean? Scusami. Non ha ovviamente finito è finito la frase. Prima, è finita prima la frase. No, non dicevo Cary Elves. Io dicevo Robin Hood. Quello con quello di Kingsman. Ho detto un'altra roba. Hai detto Robin Hood? Jamie Foxx con il film Robin Hood. Sì, con l'attore che ha fatto. Amici, io vado a Robin dormire. Hood di Mel Brooks. Sì, no, quello lì sì, è Cary Elves. Che ha fatto anche. Ultimamente su una serie TV tipo il cattivo, non mi ricordo quale serie TV. Ma non possiamo dormire? No, aspetta un attimo. Ah, che scattato. Io sto aspettando un film decente sui dinosauri, oltre Jurassic Park non è uscito nulla. È vero, effettivamente. Park, vabbè, magari un'altra trama con qualcos'altro. Ma lo paragonerebbero tutti a quello. Sì, lì sarebbe duro. Non riesci. Tra l'altro ci sono mulini della stazione, porto sud-ovest. Era il sindaco di Stranger Things. Pieni di roba. Rikishimaru. Era il sindaco in Stranger Things? Qual era la serie con i dinosauri? Non mi ricordo più. Serie con i dinosauri? Era una serie con Lost i dinosauri. No, Lost in Space. No, Lost in Space, quello che hanno chiuso dopo una stagione, ragazzi, aiutatemi. Lizard, cos'è che c'hai nel camion lì? Dinotopia, vabbè, Dinotopia. Dinotopia avevo anche il video. Ma ce n'era anche un'altra di un'altra. Ragazzi, amici, quella serie che hanno chiuso dopo una stagione, di quella famiglia, quel tizio che tornava indietro, si ritrovava nel suo dormo. Terra Nova, poi ecco. Terra Nova, che quello lì l'hanno chiuso subito. Ma anche Dinotopia era carino. Che arrivavano i guarda gli effetti speciali adesso. Vabbè, era anche vecchiotto. Sì, no, ma era comunque anche per il tempo. Però, ma appunto... Però Terra Nova poteva avere una bella situazione. Troppo. Non c'erano i dinosauri? Forse mi ricordo male. Formatevi. In Utopia mi piaceva, ma perché vabbè, lo guardavo anche lì domenica pomeriggio. Come c'è un vicino al campo? Ma non cresce una fava. È come fare, che so, fare una saga su... battaglie spaziali o cose di con magia e studenti, roba del genere, paragoni sempre a quelli già famosi, difficili. Ma beh, paragone, non è vero. Il paragone lo puoi fare, però puoi fare comunque una trama. Ma la cosa sui dinosauri è sicuro che vai a paragonarlo a Jurassic Park. Sì, quello sì. Ma ti ripeto, anche di battaglie spaziali, di magia in realtà puoi fare veramente un po' diverso. Però battaglie spaziali su il paragone è Star Trek e Star Wars. Ma guarda che tanto il paragone lo fanno sempre in tutti i film di qualsiasi. Beh, in realtà c'è Guardiani della Galassia con le... praticamente... Beh, battaglie spaziali, ce ne sono... sì... diciamo che è quello... cioè, è quasi da mettere come terzo. Guardiani della Galassia. Più o meno, in realtà. Ma non è che si basa su quello, cioè Star Wars. Vabbè, anche Star Wars non si basa su quello, guerre proprio stellari, cioè nel senso di battaglie nello spazio. Ce n'è almeno uno o due a film. Sì. Guardiani della Galassia non è il fulcro principale, diciamo. Ma neanche su Star Wars non è il fulcro principale. No, cioè su Star Wars il fulcro principale sono gli Jedi. È tutto del film. Però non è vero, cioè sono gli Jedi e... più o meno. E tutto ciò che ne concerne. Ma che caso di battaglie... Cioè ci sono, però...
Anche. Palle spaziali non Cioè, c'ha è perché è le batterie ambientato spaziali. nello spazio. Devo riguardarmi palle spaziali, basta. Le guane della galassia comunque sia ha Ah, tu parecchie Mac l'avevi battaglie visto palle spaziali. Sì, spaziali poi? voglio. Prima di vedere Star Wars, tra l'altro. Sì, mi sembra di sì. Io mi sono guardato anche Star Wars dei Griffin. Io ti ho detto, io Quello Star sì, c'ho Wars il fino a una Blu-ray. certa della mia vita l'ho visto sempre a caso perché magari o lo guardava mio Che papà in scatti TV quando bestiali. c'era, poi avevo i giochi, avevo giocato i videogiochi, ho comprato i giochetti pupazzi, però non lo Guarda, guardavo il tra film. l'altro il Star Wars di Griffin è fatto strabene, cioè veramente molto Sì. fedele, fatto molto bene. Preferito Dwight. Vediamo se c'è qualche contrattino, sì. Sì. No, tutti di merda sono. Alla fine Guardiani della Galassia ha parecchie battaglie spaziali, ovviamente non è quello il Non è tema, però paragonabile a quelle di Star Wars. Star Trek invece non saprei se ci sono perché non l'ho mai visti. A Star Trek ci parte so uno, ah, comunque. Star Trek, vabbè, ma Star Trek è un po' È più molto diverso, sì. sì, anche come, cioè, come tematiche va un po' più nel in altro pure, ma io non riesco a tirar su questo legno, adesso mi ammazzo. Poi Star Trek a me piace tanto come tante, cioè per tante tematiche che ha, e che è un po' più pesante. Star Wars è più facile, secondo me, per il grande pubblico di Star Trek. Anche se non è quello che. Sì, è esplorazione No, Star dico, Trek. no, quello che ha scritto Hollow. Ovviamente, Mi Ricky. riattaccavo semplicemente al discorso che mi hanno un pochino rotto le balle. Cioè, ultimamente, se avete notato, negli ultimi un po' di anni, si è trattato tantissimo il tema dei viaggi nel tempo. Non c'ho bisogno di Beh, i viaggi nel scaricare tempo, il diciamo, guarda non c'è che niente da fa. come per i viaggi nel tempo ogni Vabbè. Bisogna decennio ha i iniziare. suoi film in realtà, quindi Ma l'hanno sempre perché lo fatto. so, però ultimamente stanno facendo di quelle robe complicate. Sono sempre pericolosi i viaggi Ma nel tempo. a partire da anche Avengers, cioè, Anche nella DC ormai, l'hanno ormai mi hanno fatto. rotto un po' le balle, non perché sono brutti, perché è una roba fighissima i viaggi nel tempo, però porca miseria, sono Anche Dark, per dire. tutte robe complicatissime, che ognuno ha il suo punto di vista, Ma cioè, perché è una scienza che ogni non film, esiste? esatto, ognuno ha il suo punto di vista e quindi ti devi spaccare il cervello ogni volta tu, spettatore, Umbrella per Academy, cioè tirarne fuori. Dark, Umbrella Dark. Academy, Ragazzi, adesso io Dark. Dark non l'ho, come sapete, io ho visto la prima stagione e poi ho iniziato la seconda, ma non l'ho portato a termine. Io ero così tutto il tempo perché devi stare attento a qualsiasi cosa e se per sbaglio un giorno stacchi, che lo stai guardando, un giorno stacchi e lo riprendi poi il giorno successivo ancora, già non capisci più niente, sono Ho fissato a tempo. scritto il fan fact, Lin, me lo sono perso poi. L'ho perso. Eccolo. Top dei viaggi e Doctor Who, non lo so. A me piace molto, io dico sempre Ritorno al futuro, perché comunque te lo fa capire abbastanza semplice Beh, ma io sto parlando e ci di sta. cose nuove, di cose di adesso. Cose nuove, c'è stato Dark che Che comunque sia un casino, però in teoria è fatto bene. Dark, Umbrella, ma tutti, ma che magari, cioè Endgame anche. già è un po' più incasinato, infatti secondo me dovranno ancora spiegare tante robe. Grazie, Ah, Jergon. Jergon anche lui è uno dei Parliamo di viaggi top, eh. nel tempo, c'erano anche in Harry Potter. Grazie, Gerber. Sì. È veramente uno dei top, anche Vabbè, su Harry Jergon, Potter grazie avevano mille. Era una. abbastanza giusto, Era cioè lo una spiegava. Era cazzata. spiegato anche abbastanza Ma bene. sì, cioè, non c'era un cazzo da spiegare la. Veramente Sono base. d'accordo Molto che base. Dark è Grazie, diverso Gerber. comunque, Grazie cioè mille, è su un Gerber. altro livello. Che perché Ha non è che ha veramente delle robe fatto. Sono complesse. tornati a 20 anni prima. No, sono tornati al giorno primo, cioè al giorno stesso, poco prima, però anche lì, perché non usarla per fare altre cose più importanti? Comunque Dark ve la Non credo si consiglio, se possano siete nel fare mood con. giusto. Ma anche lì, perché non puoi farlo? Chi te l'ha detto? Cioè. Vabbè, è un limite No, perché in che ha. realtà puoi viaggiare anche per molto più Moro, pulito, leggi l'avevo letto Din. nel Ah libro. già, che era il fan fatto. Lo copio in quella. Mi leggimelo tu. Che io sto trebbiando. Vedere dove l'ha Proviamo a fare il messo. movimento, boh. Grazie, Jergon. Ma Dove l'ha sono neanche messo? a metà, Ma che Gildan. Sono palle. poco più Ma di guarda, metà. fai tutto Lupo il Mannaro campo, nel film praticamente. Lupo Mannaro americano a Londra. Sono ottenute No, solo con però. effetti visivi, niente CGI. Il risultato fu talmente eccezionale che l'Academy creò l'Oscar per migliori trucco solo per Dan. Minchia. Sto tagliando la legna, la sto buttando qua, però mi sa che non ce la faccio a Però caricarla vedi, tutta. Dina, ad Ecco, esempio,
faccio tra virgolette spoiler, no? Quando alla fine del terzo film c'è Peter Minus che scappa, perché non ritornano indietro nel tempo per riprenderlo? Ah beh, lì sì. Impedire che scappi, che si ritrasformi in topo, cioè ci voleva veramente mezz'oretta anche oggi è dietro. Non ci voleva tantissimo. Io dico sempre appunto di quelli che mi piacciono di più Ritorno al futuro, ma per il semplice fatto che con la semplicità, cioè con semplicità più o meno è il più facile, esatto, te lo più... fa capire easy, nel senso sì, quello è veramente più facile. Ce ne sono fatti meglio, nel senso ce ne sono spiegati meglio, quello che vi pare, io parlo proprio come connubio film, bravura con cui te lo spiegano e semplicità. Bastava pietrificarlo ed era posto. Perché portarlo via legato. Quelle cose lì sono cazzate che non... Sì, perché bastava pietrificarlo. Ma sì, ma non ha senso, bastava pietrificarlo un attimo. Cioè, ma no, ma in generale, cioè, come appunto come con Endgame, che bastava sparare lì a Thanos e morire. Cioè, sì, non credo funzionasse. No, per, però, però dopo Endgame sono usciti tutti. Ma bastava fare questo, bastava fare quello. Capito? No, allora fallo tu. Non andava di storia. Vuole anche un po' di. Esatto, sì, cioè, sì. Non è che poi. È un film, comunque, sia, ragazzi. L'hanno portato avanti, santi Dio. Perché, no? Veramente, Dragon Ball. Allora, quante volte avrebbero potuto fare cose diverse in Dragon Ball? E tutto, poi vabbè, quella cosa lì che poi fosse tutto un piano di silente già dall'inizio, quello ok, poi si capisce andando avanti nella storia più o meno. Allora, in Endgame non è che è stata una furbata mettere viaggi nel tempo, era, a una certa era ovvio, perché come facevi a spiegare determinate cose? Più che altro in Endgame, secondo me, ed è il motivo per cui mi piace un sacco perché sono un fanboy, ma non mi piace se, per alcune cose, è che ti hanno dovuto per forza incasinare tutto, e ancora adesso ci sono dei punti di domanda che poi tu dici te lo spiegheranno perché sai come fa l'MCU, però per adesso sei lì che dici ok, aspettiamo, vediamo un attimino. Io ancora Captain America è qua per me, il pallino di Captain America è qua, poi c'ho le mie teorie come mi sono sempre fatto da quando ho iniziato NBA, cosa che rimane nel passato. MCU. No, ma c'ho un sacco di teorie io su sta cosa. Beh, non voglio far spoiler. Vabbè. Però ti dico, vai. Ce l'ho qua io, eh. Ancora non mi hanno spiegato tutto bene. Magari non me lo spiegheranno mai, rimarranno qua. Però diciamo che si sono addentrati in un campo difficile da portare avanti. Il problema è che, esattamente come la DC, anche la DC l'ha fatto tattere parallele viaggi nel tempo. Io vi invito a guardarvi l'Arrowverse, da una certa tempo non ci capite più niente, se non state attentissimi. Cioè, però scaricarmi gli zancateri, la DC, la DC c'era Superman che faceva tornare indietro nel tempo girando intorno al pianeta. Flash, quel... Flash fa molto di peggio lì. Ricordo, eh? I primi film di Super. Pare che c'è Flash che solo usa Kante e solo usa Sona, ma tu non sai quante volte. Continua a fare casini. Ricordo quale... Era il primo film di Superman, uno dei primi, no? Che... quella che crollava la diga, lui girava intorno alla terra, la faceva ritornare indietro nel tempo giocando dall'altra parte, che non ha senso proprio, cioè lì non è neanche spiegato, lì proprio non ha senso. No, le accetti ma non ha senso, cioè sono cose che accetti perché accetti, però lo fanno a una certa, lo fanno tutti, ma perché? Perché nei fumetti ci sono queste cose, soprattutto un'opera tratta da un fumetto. Grazie Carpentiero, grazie Carpentiero, grazie bello Carpentiero. È già full il campo. Soia, soia, ok. E quindi i fagiolini. Non Emanuele. Ah, eccolo qua. Il mulino per grano, però sta calando. Il montacarica celeste sta salendo. Quando c'ha, però? 2006-2004. No, forse comunque ancora. Ma comprare un nuovo carrello? 2006 conviene comunque andare al mulino per grano. Compriamo un nuovo carrello? No, dobbiamo prendere il camion. Dobbiamo prendere il camion. Che costava 200.000, però. Un po' sì. Eccolo. Solo un po'. Anche Ritorno al futuro ha un po' di buchi di trama. Sì, ma allora, quando fai i viaggi nel tempo è sempre, come dicevamo prima, c'è sempre qualche, può esserci sempre il qualche fatto, sbagliatura. Il fatto è che però Ritorno al futuro è abbastanza cioè, lo no, ma il fatto è che chi se ne frega sul Ritorno al futuro, cioè nel senso è un film capisci, molto più easy. È vero, anche nel server di GTA c'erano i viaggi nel tempo. Sì. Quindi vedi tutto. Qua è tutto dovunque li ficcano. Qua c'è da seminare comunque. Vado a consegnare e poi sto tornando io.
In realtà devo consegnare anche un botto di legno, ma ci metto mezz'ora. 200.000 circa era, se non ricordo male. Tra quello... Forse anche di più. Sì, tra quello e il coso dietro. E prendiamo forse un secondo anche di più, mi ricordo carrello, male. Però non ha senso. Ciao Ricky. Ciao Ricky Shimaru. E smonto l'ombrellone e torno a casa. Sì, e lui in spiaggia quel bastardo. Lui può farlo. Però sono comunque sia, cioè a me affascinano i viaggi nel tempo, ammetto che poi ti fanno girare la testa. Tanto però è una cosa che nella realtà non potrà mai succedere. La vedo appurato. Dura. No, la vedo, è proprio già appurato. Proprio è... Teoricamente si può fare, in pratica no. Praticamente è impossibile. Teoricamente penso che anche il teletrasporto puoi fare. Però il teletrasporto, significherebbe... significherebbe cioè ucciderti da una parte, no, e per ricrearti dall'altra. No, infatti, però l'hanno fatto su singole cellule, però l'hanno fatto su un corpo senziente. Capito. Cioè vuol dire che te ti devono magari uccidere in un posto. Magari lo puoi fare su degli oggetti. Oggetti magari sì. Come fai? Ti uccido scomponendoti anche il cervello, il cuore, infatti, e ti ricompongo da un'altra parte. Probabilmente si potrà fare su oggetti non animati. Quello magari sì. E magari anche se, tipo un cubo verde. Sì, ecco, no. Ma perché proprio un cubo verde? No? Tutte le cose belle che ci sono nella terra, una bella mela. Cose vive lenta. Sicuramente no, perché se lo fai probabilmente la mandi anche dall'altra parte, ma porta la mandi, non la mandi viva. Vabbè, per macellare direttamente gli animali. Ah, direttamente proprio. Ti trovano quella puntiglia, già il macinato di non carne. Non cellule, particelle. Sì, vabbè, giustamente. Sì, particelle. Giustamente. Sì. Però magari cellule. In un futuro molto in là, magari su oggetti inanimati si potrà fare. Grazie. Adesso non si può sapere, magari. Ah. Che bello il film. Anni, mosca. Cosa succederà? La mosca mi aveva traumatizzato. Che io me lo ricordo più per i Simpson che per il film. No, io l'ho guardato. Mi quando ricordo Bartek fa aiuto. E io quel periodo li guardavo tutto con mio papà. Che poi in realtà. Sì, no, era con mio papà. E la trasformazione mi aveva fatto un'impressione incredibile. Ma veramente tanta impressione mi aveva fatto. Esatto, sommo lievito, è quello che dicevo. Cioè, devi uccidere qualcosa in un punto e ricrearlo da un'altra parte, che non è più la stessa cosa che c'era dall'altra parte lì. Ovviamente, perché te lo stanno ricreando da un'altra parte. È particolare come situazione. No, a me non mi piacerebbe avere il teletrasporto, certo, sono sincero. Io il teletrasporto sì. No, sarebbe io no. Fighissimo se ci fosse nella realtà. No, io ti dico, volare, tipo che inventano qualcosa per ma farmi mica, volare, mica il teletrasporto, sì. Mica il teletrasporto che tu fai come Goku, ti teletrasporti. No, il teletrasporto fisico. Proprio nel senso che tu vai in un po', tipo al posto della stazione dei treni, c'è la stazione del teletrasporto. Esatto, lì tu e ti entri e vai, che so, concettualmente vai in Giappone, sarebbe una cosa incredibile, però sì. Non so se... Vuoi mettere che andrei figata. Tanto a cuor leggero io. Beh, no, se fosse una roba sicura e sarebbe divertente, ovviamente. Non è che divertente, è comodo, cavolo. Vabbè, sì. anche divertente. Puoi andare in farti un giro, che sono a Berlino in questo momento, prendi un secondo, sei là, poi sì. Torni indietro. Però il biglietto costa 7 miliardi di euro. Perché quanta corrente potrebbe consumarlo? Come andare a me a consegnare Lizard, che ha voglia di viaggiare? Non come Marco, che lui non ha voglia di viaggiare. A me adesso ci sono i contratti. Ho messo il tipo. Certo, Cap. Allora, dov'era? Fa vedere se magari è andato giù di botto. Però, allora, è un po' diverso tra da carica il cereale cellulare a cose che attualmente risultano sarà veramente impossibili. Piano questo. E proprio a stravolgere la fisica, eccetera. Andiamo a fare questo piccolo giretto. Il contratto comunque lo prendo, campo 6. Ma le informazioni è un po' diverso, secondo me. Ma un po' più facile. Perché Marco ha iniziato a seminare dal mezzo del campo, scusa. Oh, mi piaceva di più perché facevo prima il campo questo qua. Cos'è il 20? Però informazioni completamente diverse rispetto a... Sta già crescendo, ma dammi un attimo, guarda lì. Aspetta, metto a 15. Non so, sarebbe figo, ma tanto non lo vedremo mai, non so se ci sarà, ok.
Detto, però, per esempio, mi piacerebbe un sacco inventare un modo per volare singolarmente. Che ne so, un apparecchio che ti fa volare a te da solo anziché prenderti tutto Ma l'aereo magari un Già. giorno si No, vabbè, volare Sai, intendo, cioè non il jetpack, dico senti proprio sta teoria, adesso gli alianti, volare, cioè. proprio volare a modo, cioè No, che vai magari un giorno fanno con una tuta per non farti questo spappolare gli occhi. particolare teletrasporto, esatto. Tipo, questo particolare che non è un teletrasporto vero, ma è tipo viaggi a 10 anni luce di velocità, per dire, È impossibile al no? momento, ok. Che attualmente è chiaramente impossibile, ma non solo perché non è possibile andare a quella velocità, ma anche perché ti A disintegri. parte quello. Però magari hai delle tute che non ti fanno Però magari, disintegrare. esatto, no, tipo c'hai, quando viaggi in quel modo vai in uno stato tipo di ibernazione momentanea che ti immobilizza tutte le parti, Che ogni ansia, non lo singola farei mai. particella del corpo per non essere spostato L'ibernazione dalla c'è già. velocità. Sì, non l'ibernazione, nel senso una Non so se avete di no, penso intendete un sistema che fossilizzazione. ti No, ci conserva. sono. Cos'è? Hanno detto tipo nel mondo ci sono 200-300 persone che sono state ibernate. Mi sono E letto per degli ora sono lì. articoli tipo 2 o 3 settimane fa Ah, su per sta ora roba. sono lì e rimarranno lì finché ci sarà la Ma tecnologia per estrarli vivi. Perché per ora son sono tipo morti dei lì. No, malati sono, credo che. terminali, Non so roba se del sono malati genere. per il Allora, terminale, sono già alcuni morti sono lì. andati semplicemente per vedere il futuro, mi sa. Sono, magari sono già morti, Roba non del so. Però li genere. hanno ibernati istantaneamente appena morti. E stanno aspettando la tecnologia per farli rivivere, per ora non c'è. Però Quindi costa un magari sacco, possono rimanerli anche 10.000 anni e non ci sarà mai la tecnologia per. Però vabbè, lì. potrebbero farlo su tutte le persone di spessore. Per conservare la loro, tipo, Quelli una poco persona spessi. molto intelligente, Dopo la. diventa. Non quello, però. Se non l'avete mai visto come film, The Island. The Island era, sì. È veramente bellissimo. Mi è piaciuto un botto. Ponzio di lato, grazie Grazie mille. Ponzio. È quel genere di film che a me piacciono veramente tanto. È bellissimo, porca miseria. Dobbiamo guardarci quello, Cap. Non so se c'è da qualche parte. Che era di Michael Bay, è vero? Io non me lo ricordo. Fighino. Tra l'altro, lì. Chi erano gli attori? Mi viene. Coso, Obi-Wan. Ewan McGregor, ma non mi pare fosse lui. Saint Peter, grazie mille. Era Ewan Grazie mille, Saint. McGregor Grazie, Saint. Conor McGregor era. No, non era DiCaprio, era Amici, ma oggi Shutter esce Island. l'UFC, a me non mi ha fatto sapere Ah, niente. la Johansson, è vero, era Ewan McGregor e la Scarlett Johansson. È veramente bellissimo, a me è piaciuto un sacco, uno dei miei film preferiti, quello Non mi hanno fatto sapere niente per l'UFC, io volevo farlo. lì. Oggi esce? Eh sì, ma non mi ha detto niente. C'è su Netflix fatta, cap. C'era anche Buscemi. Macchio Buscemi. Siamo tornati ai discorsi scientifici by i termosifoni, comunque anche un po'. Ah, quello Vabbè. di DiCaprio è The Beach. The Beaches. È quel film che in cui la Johansson voleva fare la scena di nudo e Michael Bay ha detto di no. Mi sono immaginato la Johansson lì nel set che dice: "E dai, fammi spogliare, dai un attimo, no, si toglie tutto, da così, no? Dai, sì, no, dai, dai, oh, sento caldo, voglio spogliare." Non sapevo sta storia. Sapevo proprio sta storia. Adesso mi sta sulle palle, Michael Bay. Vabbè, lui ci voleva mettere l'esplosione. Allora, dove si va? Gli Però ci Zer sta, se Campo non lo 6? È voleva, se non voleva la scena non gli interessava. grande il Campo 6. Perché Marco, devi fare una scena di vai nudo a a Harare, caldo? lasciami qui. Che Aspetta che devo sistemare questo angolino di petto. stronzo che sei. I soliti prepuzzi lasci. Tac. Vado a fare la trebbia. Sì. Lascio.
altro campo, vedi tu insomma come gestirtelo. Dammi qua. È vero, effettivamente Megan Fox non c'era più. Dove devo andare? Fammi vedere. Tolto Megan Fox in Transformer. Dove sei tu, Liezzar? Devo venire, eh? Sì, al campo 6. Che drapo. Riesco ad andare tramite i campi qua di fianco? Mo sì, qua ti sposti veramente dappertutto. No raga, ma che perché so dovresti cambiare tutto. Una cacata? Se nel film non doveva essere nuda e lei voleva essere nuda, era una cacata farglielo fare, sono d'accordo con lui. Certo. Ovviamente... Dai, oh, qui mi spoglio, va bene. Secondo me non è andata così, cosa vuol dire? Voglio spogliare, voglio... Michael, adesso no, mi spoglio, eh. Adesso, Michael, io te lo dico, adesso mi spoglio. Eh no, non c'entra, cosa c'entra? Stai parlando con tua madre in questa scena, non devi spogliare. No, io mi spoglio. Ma stai parlando di tua mamma morta, non ha senso. No, voglio far vedere le tette, voglio... No, è una cosa mia, proprio personale. Voglio... Mi masturbo, va bene? No, non ma sta parlando di... cose importanti, di rispetto proprio... No, no. Ma no, proprio sulla scena finale. No, non c'entra niente che ti spogli. Cosa ti spogli? No, ma voglio spogliarmi. Scusa, un attimo, un pochino di culo. Un attimino, non è che soltanto tutto il tema è un porno. Un attimino. Guarda che mi incazzo, se non mi spoglio mi incazzo, vedi, che ti incazzi male. Va bene, certo. Questa qui è una scena importante, che ti incazzi va bene. No, però mi spoglio, mi incazzo ma mi spoglio allora. No. La Scarlett Johansson un po' tignosa che vuole. Liezzar, lo sai che potrebbe essere... Non è vero, niente, scherzavo. Perché da questa parte qua verso la montagna arriveremo dritti da questa parte dove sto andando io, quindi ce la facciamo tranquillamente a prendere il... No, guarda, anziché farti far vedere le tue tette, facciamo esplodere sto palazzo, così a caso. Sì. Non c'era nella scena. E poi c'è Scarlett Johansson che parla con lei al contrario. Ma scusa, ma adesso mette una scena drammatica. Ma no, dai, un palazzo, fammelo esplodere, uno solo. No, ma piuttosto ti faccio vedere le tette. No, una macchinina, faccio esplodere una macchina, un po' di fumo. E continuavano così. Esatto. Lottavano perché lei si voleva spogliare e lui voleva fare esplosioni a caso. Come si fa a partire dritti qua? Fastidio. A 10 km orari andava la trebbia. Andavo un po' di più. O 12. Veramente, Zankos, com'è possibile? Cosa vuol dire che il 18 agosto esce Super Video un documentario su OnePlus Nord? Perché... magari come l'hanno progettato. Ma sicuro, cioè magari anche secondo me voleva solo fartelo spammare. Secondo me volevi solo farmelo spammare. Cioè veramente troppo memato, non t'ho preso sul serio. Magari sei serio, non sei serio. E poi io comunque guardavo un sacco come è fatto, bellissimo programma. L'hanno visto lo Xiaomi Ultra online, la premiere del documentario il 30 giugno è uscita tra l'altro la premiere, quindi è vero, veramente c'è il video del documentario. No, c'è anche un film su giveaway di Stan Gaming. Bravo, andate a partecipare. Se c'è la premiere lì nel link potete andare. Ma che storia comunque. Faremo anche il day one su Mortal Shell, ma quasi quasi se riusciamo a reperire dello sballo. Grazie, 44 come massimo oddo, che scelse questo numero perché la somma era una simpatica battuta. Quasi quasi ve la faccio io se riesco a reperire una chiave di Mortal Shell. Che la somma era? 448? Ah, 448, papà. Credo, non so. Ah, ma 448 perché oddo. 8, ma va. Mamma mia, io l'avevo capita. Però non ho riso. Per me è una battuta. Cioè. Era brutta per... smettila. Ah.
Grazie gatto. Che spruzzettino. Ben arrivati todos per un'altra entusiasmante mattinata di farming. Ben arrivati. Stiamo parlando di un sacco di cose, ragazzi, questa mattina, eh. Viaggi nel tempo, film. Adesso stiamo parlando di Scarlett Johansson che voleva spogliarsi, invece Michael Bay voleva solo far esplodere degli edifici. Poi abbiamo parlato di del OnePlus, abbiamo parlato di del giveaway di Stan Gaming a cui dovete. Ma ora che siete arrivati voi, parliamo di cibo. Esatto. Adesso stiamo parlando a caso. Qual era la frase? Mi sono perso la frase per fare il pirla. La frase di gatto. Qui è il comandante che vi parla, siamo atterrati sani e salvi. Ok. Volete le info più specifiche sul perché del rifiuto di Bay? Di Porsche. Io lo voglio sapere, sì. Spacciatore di curiosità oggi. Ha preso Google. Magari lo sa, però. Comunque ben arrivati a tutti. Mi raccomando, rimanete con noi. Sì, a quelli belli, ma anche a quelli brutti, Tutti, non me ne frega niente a me. Anche perché la bellezza è del nostro cuore. Noi sappiamo cos'è bello e cos'è brutto. Che cazzo. Per esempio, Game of Thrones è brutto. No, da, Total War è riscattabile sempre se lo riscattate intro. Cioè, è giocabile sempre devo se lo riscattate intro. Devo sempre tirare contro i fan di Game of Thrones. Non so se ho chiesto questa cosa, questa sadicismo. Ok, Marco, qui, tu vedi, devo sempre tirarmeli contro i fan di Game of Thrones. Però, ragazzi, ho dei gusti bus. Una frase che mi dà dentro fastidio. Dentro le 15 di oggi, Total War, ricordate. Ma ci prendiamo questa seconda ora di streaming. Voglio fare una cosa tutti insieme. Voglio creare una pizza dei termosifoni. E preparare di cibo. Certo. Va bene, l'impasto, Moro, partiamo dall'impasto. Allora, intanto c'è Pedro. Grazie Pedro per le 3 anni. Grazie Pedro. Che fa 3 anni di su, tantissimi. Comunque, no, non serio, sono serio, eh. Una pizza, una pizza la battezziamo oggi poi come pizza dei pizza termosifoni. No, ho messo il fumo. Allora, come potrebbe essere l'impasto? Ma vabbè, l'impasto quello lì, cioè poi lo decide uno quando la prende. L'impasto è quello. L'impasto va bene, l'impasto si cambia. L'impasto come è giusto che sia, però. Se uno la vuole di Camut, se la vuole di integrale. Sai che la piadina di Camut per un sacco di tempo l'ho presa così, cioè non c'era un motivo, non è che ero a dieta o altro. Mi piaceva proprio come impasto, lo trovavo molto. A me la piadina l'ho preso integrale. Per un bel po'. C'è un po' di legno, però mi dispiace. Comunque, allora, la pizza di termosifone come può essere? Allora, io metterei del piccante, perché tutti e tre mangiamo piccante. È vero, quindi deve essere piccante. Allora, ma partiamo perché poi partiamo dalla che base. Piacciono a tutti e tre, tipo. Sì, sì, non ci piace sta, i ci sta. Broccoli, non è che piace. Ma che pizza con broccoli piace ma deve essere la pizza con broccoli fuori. Potrebbe avere anche i broccoli volendo. Ma perché? La nostra ma te le sputo in faccia. Ma è la nostra pizza, scusami. Non li metto, chiaramente. Allora, deve piacere a tutti. Però. Allora, facciamo. Partiamo dalla base. Non deve essere una pizza rossa. Deve essere rossa o bianca? Io la farei rossa, ma più che altro perché mi piace di più, ma poi per la io tradizione. La preferirei bianca, però vabbè, la pizza è rossa con pomodoro e mozzarella, la base. In realtà è buona sempre. Ma fare... io la preferirei senza pomodoro, però vabbè. In realtà la puoi fare anche bianca, cioè ci sono delle pizze bianche vabbè, buonissime. Puoi anche farla, assolutamente, sono anche buonissime. Ma infatti io preferisco bianca. Allora, magari volendo lo decidiamo dopo la base. Perché magari poi ci mettiamo robe che stanno bene con una pizza bianca. Ah. La mozzarella però ce la metterei in ogni caso. È la mozzarella per forza. Quindi mozzarella di bufala. Io metterei la bufala. Certo, mozzarella di bufala. Poi ci metterei gli... le cipolle, bufala, sono no. Tutti d'accordo. Ecco, le minchia, però avrei... fai cipolle, peperoncino Io ci avrei messo il gorgonzola, ma con la molti dicono l'anduja per la calabresità di Marco. Ah, poi è piccante, buono, ci sta. Il piccante ci mettiamo l'anduja, quindi. Ci sta. E poi quindi abbiamo però non metterei la bufala però. Beh, l'anduja e bufala perché... no bufala... perché poi non ci puoi mettere molto altro sopra perché la bufala poi copre il sacco. E beh, è sapore perché molto sapore ma tanto la usi come beh, la comunque anche c'è la scamorza. Anche la scamorza è saporita. La scamorza è bella saporita, però magari un sapore un po' più no, è più deciso più... della bufala. No, allora lasciamo la bufala, dai. Effettivamente è bella decisa la scamorza.
Quindi, nduja. Mozzarella di bufala, nduja. Cipolle rosse, ci può stare. Ma non puoi fare, ho capito, ma fai una messicana. Caramellate ci sta. Sì, ma piccante con la cipolla caramellata. È troppo, ma con la nduja già la rendi veramente troppo pesante. Non ci puoi mettere più altro. Ma io la voglio pesante. Ma sì, ma no. Facciamola. Deve essere proprio buono, deve essere gourmet. Deve essere proprio gourmet, allora buono. Ci mettiamo qualcosa di ciccia, ci vuole un po' di ciccia. La ciccia. Salsiccia così, ma nduja salsiccia. Però no, l'nduja no, è già qualcosa di salsiccioso. La pancetta. Pancetta. No. C'è veramente un ciccione, Marco. È grassissima, però. Ma vuoi mettere la salsiccia? Io non la voglio la salsiccia. No, ma infatti dicevo la salsiccia, perché già l'nduja è cicciosa. Lo specchio. Allora, io pensando, ma il guanciale è più grasso. Io gli affettati, però, non ce li voglio nella pizza. Quindi non, niente crudo? No, perché per me è una rottura di coglioni da mangiare una pizza con gli affettati. Io a me piace invece col crudo, tipo. A me mi sta sulle palle perché si ripieno, la fetta tuttavia. Allora mettici ma però il gorgonzola non ci sta con il resto. No, il gorgonzola no, stona troppo con la bufala, non c'è già la bufala. Metterei poi un po' di noci sopra. Ma no, ma la pancetta con la nduja. Dai, certo. La pancetta è no. Date, ci stanno. No. La pancetta è sottilina, diventa anche croccantina. Beh, però scusa, non stai facendo nulla che piace a me. Che vuol ho dire? Capito, ma la nduja e le noci, ma fa cagare. La pizza di marca, allora, se metti la nduja, ma per tutto. Fortuna, gli ezzo. Vabbè, ma non ha senso. Le noci ci stanno, non con la nduja, magari, però ci stanno. Ma magari che ne so, le olive. Ma gli ezzo, tu cos'altro mangi oltre a zolle e noci, più che altro? Così mi faccio un'idea. Non lo so, il prosciutto, anche mangio che quello con prosciutto non va bene a more, allora non prosciutto è crudo io lo metterei, scusami. Per esempio, prosciutto crudo io lo metterei. Ditemi, come fate a mangiare la pizza? Vabbè, ma allora è impossibile, non si potrà mai essere una pizza che va bene per tutti. Allora faccio la pizza mia. Allora, siamo nduja. Che sto sbagliando tutto qua? Bianca con lardo, porcino e piccante, cazzo, non è male. Io il lardo non mi piace troppo, però magari Piazzaro, aspetta che ti svuoto addosso. Un po' di cervo, capito? Dove cazzo l'ho trovata? Chi mi fa la pizza con cervo? Gorgonzola noce è buonissima, ragazzi. Ma gorgonzola noce è buona, sì. E che non ci e che con la nduja le noci mi sembrano una cazzata. No, però per dirti, io il crudo lo metterei. Cioè, è buonissimo il crudo per me nella pizza. Non lo prendo spesso, devo essere sincero, Però quando mi è capitato, cioè, mi piace. No, se vi piace la salsiccia, mettete sta salsiccia, non per dare. Tanto la mangio comunque la salsiccia. Mettete la salsiccia se volete. Io preferivo la pancetta, però. Ma devo fare il giro. Mascarpone crudo, ma che schifo nella pizza il mascarpone. Sai che mi sa che si fa, pizza. Sì, ci sì, sono. Sì, che si fa. Non ho mai sentito. Aspetta, Lieza, fai la curva, poi ti seguo. Vabbè, aspetta, inizia allora, quindi. Inizia a andare già là sul bordo e parli in due. Io avrei messo le patate, ma poi a Marco non va bene. Le patate sulla pizza. Mamma mia, preferisco la salsiccia. Tra patate e salsiccia preferisco la salsiccia nella pizza, ti giuro. La pizza con la lattuga sopra. La monzese, classica salsiccia. La monzese, zole, sì, la monzese salsiccia. È così. Guarda, ti dico, zole e salsiccia potrei apprezzare perché... Ma no, se aspetta, se togliamo la nduja. No? È che la nduja era proprio caratteristica, peccato. Però smetti che togliamo la nduja. Ah, sì, lei aspetta. Vado a guardare Dim cosa sta. Se togliamo la nduja, no? E mettiamo il gorgonzola. Che il gorgonzola insieme alla mozzarella comunque ci sta. Cioè magari mettiamo la mozzarella normale. Puoi metterci qualcosa di piccante, che ne so. Io dio quanto su era. L'erbicida. Ci puoi mettere un po' di olio piccante. Non lo vedo più il messaggio, Dean. Mi dispiace. Provami l'olio piccante è sempre un'inculata, però. Perché non è... Eccolo là. Chissà. C'era una scena di sesso tra Ewan e Scarlett. In sceneggiatura... Lei doveva indossare un reggiseno, l'attrice non voleva e si proponesse di farla topless. Michael Bay aveva pensato a un film come Peggy 13 e quindi niente nudo, da qui rifiuto. Vabbè, ci può stare, dai. Beh, era comunque una scena di sesso, pensavo fosse completamente decontestualizzata. Così è molto, ha molto più senso. Mai vi stare nella salsiccia io, mai... Vi stare nella salsiccia? No, scusa, nella pizza. Ma perché non mi piace molto il Wuster di per sé. No, a me piace, ma non nella pizza. Cioè, mi piace mangiarlo così e basta, ma non nella pizza. Esatto, nello dog anche, però nella pizza... No, nella pizza anche secondo me non ha senso. Gorgonzola piccante, però non è veramente piccante. No. Quindi ci vorrei mettere qualcosa di piccante comunque. Quindi stiamo ricominciando, ognuno fa la sua? No, no, la voglio fare tutto insieme. Però magari, appunto, dicevo, senza la nduja, magari si può fare...
Pizza con allora, mozzarella e gorgonzola, innanzitutto, che piace a tutti per adesso, no? Sì, nella pizza apprezzo molto. Io sono a posto, va bene, il E mio poi io preferito è lo stato so, non questo. so Però perché io di trovo più pesante il piccante. gorgonzola della cipolla, comunque. Se proprio dobbiamo parlare di pesantezza. Poi mi piacciono entrambi, ma poi a me non frega niente. Io La la cipolla col pizza. Io gorgonzola, però mi sa che non. la pizza la prendo sempre abbastanza semplice e anche se è pesante non mi dà peso a me personalmente. Dicevo, mi sa che il gorgonzola nella. No? Cioè, con la cipolla non è granché. Calceviva richiesta. Ah, Ah, il rito ma della chi se ne frega? cosa. No, l'ho tolto, infatti è già cresciuto tutto, non ce ne frega niente. Erba, Poi vabbè, consegni perché tu, ancora non c'è Lieza. niente. Ah, sì. Poi Piccante, ci mi cosa sopra ci l'olio e non mettere? proprio un ingrediente. Ma l'olio, boh, l'olio L'olio piccante. piccante. Allora, c'era l'olio. Mia nonna aveva fatto un olio piccante fatto con i Sì, però non peperoncini è. di Non. Soverato. Era veramente saporito, aveva un suo sapore ben Lo so, definito. però non Però è. Cioè, no, è non un. lo trovi. Cioè, non è che posso andare da tua Lo nonna. Io so. vorrei che tipo. No, fai questa Fosse pizza. fattibile da tu. E fa. Sarebbe bello che tipo ce la fanno su Instagram e poi ci fanno vedere E certo, cioè poi come è magari, ma venuta. magari anche vai nella pizzeria. Tipo io nelle pizzerie spesso ordino Cose anche. inventate, fatte da te, Poi sì. fartela Sì, fare cioè, modifiche che ci voglio le la classi base nuove. margherita con questo e questo. Cioè, non è che. Allora, Ragazzi, l'avevamo state ignorando la detto. salsiccia piccante, lo so. Ma anche la salsiccia piccante Non è non è così. un ingrediente che trovi così facilmente. Non è il salame piccante. Allora, abbiamo detto pomodoro, Cioè, al massimo, bufala, più che l'olio zola. piccante, ci metterei il Ah, tabasco. però bufala e zola, non so. No, magari Perché dobbiamo per forza mettere la bufala, fai non ho la capito. mozzarella normale, Ah, Zola. Perché ecco. già hai saporito lo Sai cosa? Zola. Che il gorgonzola è molto. A tanti non piace, quindi metterlo in una pizza per farlo per Vabbè, tutti se devo fare e una pizza, deve essere la pizza nostra, poi se non. vedere. È vero, però. Non è che. Io ad esempio la mangio più con la gorgonzola che con la bufala. Con la bufala non l'ho praticamente mai presa. Anche perché qua è difficile. Qualche verdura. Qualche Peperoni. verdura, qualche verdura. Peperoni. Stanno bene i peperoni. A me, io peperoni. Con il gorgonzola i È peperoni ci stanno pesante, bene. ma ripeto, il fatto è che a me non pesano queste cose. Quindi O non anche mi dei. rendo conto di quanto possono essere pesanti Peperoni, per una persona gorgonzola. normale. Però ci va la parte di ciccia, però. Ma i E wuster, la ma ragazzi, i salsiccia. wuster è feccia. I wuster sono lo Purtroppo. schifo del cibo, va Ma i bene? wuster, No, veramente, siete ma i veramente wuster degli sono. stronzi. Voi Pastumiera i che wuster. mettete i wuster ovunque, andate a mangiare la cacca, per favore. Il radicchio buonissimo, raga. A me, cioè, è molto amaro, ma ci Ustia, sta da con Dio, secondo me, radicchio, con. radicchio. Dai, Radicchio ci sta da Dio, secondo gorgonzola, radicchio. me. Con Marco, ma che l'am. dici? Ragazzi, no, ma è una cosa proprio. Questa è una cosa vera. I wuster sono pattumiera. No, non è che sono pattumiera, sono Fa buoni, ma non sulla schifo. È una pizza. roba talmente Ma non tanto sulla pizza. non sana che mi dà male a me che guardo Ma io sta non li mangio pizza. neanche quasi fuori, Ma io cioè. li Non mangio le fuori, ma non mangio. sulla pizza. Io Sulla pizza no. quasi neanche. Io Vabbè, non li carità, mangio c'è mai, se Wuster e può. Wuster, Mangiavo non è quando che. ero piccolo perché ero stupido. Allora, C'è Wuster farei e Wuster, esatto. mozzarella, zola, cosa avete detto? Radicchio? Radicchio. Secondo me con lo zola e radicchio ci sta la salsiccia, cioè non c'è molto da fare. Da quello. Non i wuster bavaresi, dai, Volevo non li hai mai qualcosa, perché volevo assaggiati? Non ne ho qualcosa di più idea. particolare, però Credo, boh, non devo li avrei. O lanciarci. salumi Le o salsicce, non c'è olive, ragazzi, vi mozzarella. prego, le olive. Le Infiliamole in qualche olive. modo, le olive. Olive. Nel cornicione. Non puoi mettere le olive nel cornicione. Facciamo un cornicione. No, Adesso deve essere una facciamolo. pizza fattibile Cornicione. dai di No, no, più. colleghiamo delle olive intorno alla pizza e la facciamo diventare Allora, cornicione proprio mozzarella olive. Sarei di zolla. ripieno è ripieno di burrata, ad esempio. Radicchio, olive verdi. Wuster e crauti, A come me fai a farle piacciono un senza sacco wuster? le Non olive mangio verdi. wuster e Le crauti. olive Da verdi verde, assolutamente, sono. sì, non meglio di quelle nere, A me secondo me. le olive verdi sono sbolognate da tutti, ma a me piacciono un Ma sacco di io le olive. mangio, Mangio io le un mangerei sacco di sempre. Puoi mettere le olive piccanti, però quelle nelle olive. Amo le pizzerie non ci olive io, in sono, in tutti i realtà. modi. No, se, cioè, Olive preferisco verdi e denocciolate perché salsiccia. col nocciolo sei un maledetto. Allora, salsiccia, zola, radicchio, avete detto, Nella pizza sono maledetto e con l'olive, olive no? verdi. E olive. E poi un po' di tabasco, se siete un pochino. Può stare, dai. Forse il radicchio, non lo so, non sarei Ma i così. funghi io preferirei di no, sinceramente. Com'è? Qual era l'altra Vabbè, verdura che poi si troppa mangiava? roba, eh. Gli arielli di solito si mangiano I con la salsiccia. E friarielli, però i si mangiano friarielli. con la salsiccia di solito quelli. Credo sia dura trovarli a nord. Ma no, Oddio, allora no, scusa, sì, qua la fanno. ricapitoliamo un Sì. attimo che mi sono perso. Allora, Gorgonzola.
Però io la farei bianca a sto punto. Base bianca. Secondo me sì, ci sta più bianca. Sì. Allora, base bianca. Poi mi dispiace il cuore. Però ci sta. Quindi, mozzarella fiore di latte, gorgonzola, olive, salsiccia. Verdi, verdi, salsiccia. Sì, olive verdi, salsiccia. E radicchio o friarielli? Uno dei due, secondo me ci stavano tutte e due. Però non lo so, perché radicchio e friarielli sono molto... Noi peperoni. Forse, perché sono molto presenti nella pizza, nel senso che... mi stia piacendo molto come sta venendo questa pizza. Nel senso, forse è un po' troppo... Diventa scomoda da mangiare il radicchio, forse. Farei peperoni, no? Peperoni, salsiccia e zolo, meglio di così. Se no, non ci... cioè, se no, no. E però in realtà esiste già. Abbiamo finito. Io non vedo. Qualcuno può dormire? Non credo. No, è finito. Non credo sia inventata. Perché credo che Zola, salsiccia e peperoni esista. No, ma devo scaricare. Poi mi riba. Zola, salsiccia e peperoni. No, ma il posto dei peperoni. Zola, salsiccia, olive. Verdure grigliate. Ci possono essere le melanzane. Ma a me mi sembra una. Le melanzane anche sono buone. Sulla. Sì. È che sono robe troppo grosse. Mi dà pomodorini secchi. Mm. E già non metti il pomodoro per la pizza, ci metti i pomodorini secchi, ci può stare. I pomodorini secchi sono un po' ciancicone nella pizza. Però secondo me è che a me danno fastidio quelle cose che quando poi mangi, dai il morso alla pizza, lo metti in bocca, poi tiri e ti viene via tutto. Per quello che mi danno sulle balle un po' gli affettati sulla pizza. Sì, ecco, l'affettato si mangia sempre tutta la fetta in un primo morso e poi rimane vuota la fetta. Mi dà un po' fastidio per quello. Andare a fare una passata di qua. Hai svuotato tutto? Finito, ne vado. Finito il mio lavoro. E devo consegnare? No, in realtà non vado da nessuna parte, che vado a sbattere contro gli alberi e mi incastro. Aspetto il giorno che non vedo. Mulino per grano, vado a consegnare e poi... Ma no, aspetta, fammi andare a dormire. No, aspetta, vado prima a consegnare perché sennò ci paga il più il noleggio. Aspetto qua allora. Sto pensando a qualcosa di diverso dai peperoni. Cosa sa lo Zola? Non c'è da spiegare. Il Zola è difficile da spiegare, devi mangiarlo. È un formaggio veramente forte. Devi provarlo. Può non piacervi. È impossibile. L'odore sa di piedi, però il sapore è buono. Ma è impossibile da spiegare. E ma anche le melanzane sono grosse, cioè non cambia il discorso. Mais, no, il mais è troppo. Kuroshi, io troppo amo quella cosa che hai scritto. Tonno e cipolle, è così semplice, ma così mi piace così. No, è buonissimo. Tanto. Ma non so cosa. Tutte sono buone le pizze, però questa qui è la pizza a termosifoni, ragazzi. Io vi ho detto, io la salsiccia non la metterei, che piace tantissimo sia a Moro che a Liezare ci sta. Però poi col gorgonzola può anche avere il fatto che serve della ciccia e se non metti gli affettati, scusa, abbiamo detto. Non c'è molto. Non puoi metterci il tonno. Sono col gorgonzola. La salsiccia, io l'ho detto che io amo la salsiccia, ma da sola. È una cosa mia proprio. Sono col gorgonzola, non ci sta. E non è quello. No, Mary, allora facciamo le vostre. Ostia, l'uovo sulla pizza? No. Io devo sacrificarmi sempre. L'uovo è pesante sulla pizza. La farei. Se no... Tofu e gorgonzola. A me il tofu non dispiace, ma sono sicuro che non piace a nessuno. Poi in realtà, cioè, anche l'anduia non si trova. Qua al nord è difficile. In giro nelle pizzerie. Mai vista io. Ho preso la Rossini. La Rossini è quella sarà... con l'uovo. È con l'uovo? Sì, l'uovo e il prosciutto. Al posto delle. Che verdure che potrebbero. Che diventano comode pure da mangiare. Ok, le verdure che diventano comode da mangiare? Nella pizza, nel senso. Allora, capito qual era il mio discorso. La melanzana a cubetti diventa morbidina. La melanzana a cubettini. Di solito la melanzana, però sulla pizza si mangia con la fetta bella. Esatto. No, sì, si mette Fetta. Poi mi direbbe in culo anche andare nella pizzeria e dirgli: me la fai però a cubetti. A me va bene anche la fetta, infatti. Se no, sul che verdura si. Di solito i peperoni anche. Cioè, non c'è moltissima verdura. Forse i peperoni sono gli unici. No, uova e maionese non ha prezzo sulla pizza. Oh. Io chiedo scusa. È la Rossini. Però no, di solito. L'uovo e di solito uova e maionese non è la pizza. Ma te li mangi pizza. Così l'uova con maionese. No, è la pizzetta. Sì, esatto, quella. Preferisco mangiare l'uovo con presente la pizzetta rossa che prendi al bar. Di solito ti danno quella lì. Con l'uovo. Pizza la carbonara l'ho vista. Cioè, con l'uovo e la maionese. Guanciale. La maionese non la metterei. Tipo, io da piccolo mangiavo l'uovo sodo con la maionese. Però bello sì, anche adesso. Nella pizzetta però ci sta, non nella pizza. Secondo me la maionese nella pizza è un pochino da... Cioè, io ce la metto la maionese nella pizza quando la pizza non è... Ma i carciofi sulla pizza non ce li vedo. Beh sì, dipende, però devono essere carciofi tenerissimi, se no...
No, carciofi è quello che preferisco meno tra le verdure. Lo mangio lo stesso poi, però quello che... Gli asparagi potrebbero starci. No, le Gli asparagi sì, asparagi no? potrebbero starci. Keeper, Però grazie mille. le asparagi non Keeper, non mi piacciono ricordo quasi a mai. nessuno. Poi è Tornando a molto, questa parte, in per realtà è quanto molto so che potesse essere stazionale. una giornata, speravo di poter contare sulle vostre live per tirarmi su. Infatti, è stato un anno migliore. Grazie a voi e anche a tutta la combriccola di fan. Ma che bello che Grazie, sei. grazie Grazie, Cipper. Keeper, mi confondo Grazie sempre. Cipper. È che gli asparagi, il problema è che non sempre ci sono, cioè gli asparagi sono stagionali, gli asparagi. Beh, non è O vero, usi quelli sott'olio. no, ci sono quelli della coltivazione, come? Però non fanno schifo. Vabbè, ma gli zarculli È sono sulla tutti. pizza, Ma sono ok. tutti da coltivazione. Tu quelli raccolti non credo li Mi ci abbia mai prendo il mangiati. Non lo Quelli so proprio. No, poi gli raccolti. asparagi in Perché realtà appunto tu gli nel futuro asparagi ne vado a sono fare un quelli po' di legna. grossi, sono. Ma gli Oh, quelli asparagi, sono se te li vai a raccogliere nel bosco, come io quando andavo da piccolo, sono sottili Sì, sono sottili e sottili, hanno un sì. sapore Ma quelli completamente che mi piacciono a più me, quelli sottili, forte. quelli grossi fanno schifo. Beh, quelli Lo usi poi grossi spesso. schifo non mi No, però fanno, sono però. legnosi, sono No, in realtà non anche spesso. sanno. Vabbè, quelli li devi cuocere meglio perché sono più grossi. Però Ma non sempre, non anche se li hanno il sapore cuoci. di quelli No, selvatici. assolutamente. Mozzarella, crema di formaggio, rucola, funghi, champignon, basilico, olio e... Vabbè, semplice, però è buono. All'uscita prosciutto crudo e burratina di... Beh, Stavo pensando, ma si madonna. Buona. usa mettere i piselli nella pizza? Non Credo che ci puoi mettere tutto troppo, sulla però ci puoi pizza, ma mettere non... tutto, sì. Per questo Non voglio credo la di averle pizza mai con viste. ragù io. La pizza Pizza con con ragù ragù in realtà viene è... stopposa, viene secondo me la Io no, pizza con secondo ragù. me è buonissima invece. Amorex. Un morso mi darebbe la sazietà. Marmellata di peperoncino, mai assaggiato. Quindi ricapitolando, lasciamo i peperoni, lasciamo. Va bene. Però sai cos'è? Peperoni, zole, salsiccia, c'è già. E Credo che anche in infatti. qualche pizzeria qua da me la faccia già, Sì, quindi. ma sicuramente. Però giustamente le combinazioni buone sono già state create, ovviamente, sennò rischi di veramente farti schifo. Zola, salsiccia, olive. Oh Zola, no. salsiccia, olive. Ah, le olive, vabbè, le olive in più, Ma vabbè, ti secondo me. credo. No. Però è buono, cioè, in Che sarei realtà, mangiare rimasto subito. per te. Grazie, Tongo, grazie Grazie, Tongo. mille. Salame piccante al posto della salsiccia? Va bene. Con me vai a Però nozze, stravolgiamo tutto, Moro. Mo. Partiamo dall'inizio, mettiamo il pesto. Subito. Poi No. La pizza col stravolgiamo pesto c'è tutto. comunque. Beh, c'è la pizza al pesto. Ma l'ho anche mangiata una volta, è anche buono. Io sono d'accordo col Però non ci salame puoi mettere tanto piccante. sul Allora pesto. facciamo, aspetta, sempre base bianca, mozzarella, zola, salame piccante, La zolla salame piccante. buono, Corvo. olive verdi. Bussa, chi sarà mai? Andiamo a Vuole la vedere. verdura, ci vuole. Chi è? Zygel, Nigel, grazie, ben grazie. arrivato. Ben Grazie, arrivato. grazie, grazie, Zygel. Manca la verdura, perché i peperoni a me mi danno di una Ma pesantezza chiamiamo pizza troppa. di E Ghisa? come È chi la anche cipolla? bianca. Chiamiamola Pizza pizza di Ghisa Ghisa perché è anche non è bianca, bianca. Marco. Beh, quella del termosifone è E metti la bianca. cipolla, No, è Moro. verniciata, Pollico, però di di solito è solito. quasi nera la Ghisa. Cosa, la E metti la cipolla? Di cipolla, solito il termosifone è più verso il cioè... Alla bianco, il beige. fine Ma no, basta... è che volevo andare su qualcosa di più, meno Lo pesante. so, però... Che cos'è che aveva Meno detto? pesanti No. sono le melanzane, sono i carciofi, sono queste qua, ma non so se ci stanno Le bene. melanzane non sono pesanti, in realtà sembrano, ma sono infide bastarde. Ma altre verdure non le avete sulla pizza, non è che ce ne sono così Non lo so, a tante. me viene in mente la rucola, ma non ci sta Oh, ma poi a me, ad bene. esempio, la Luca non mi piace tanto. Ma Però no, proprio c'è il non ci sta radicchio, bene. ma... C'è il radicchio sempre, secondo me in Un questa qui radicchio, non ci anche sta. A friarelli, friarielli. Se no scelta, ci se sei del sono... nord radicchio o Aspetta, se sei del sud ce l'ho, friarielli, dimmi. così, ce l'ho, li cosi... Le cime di rapa. Ma dove cazzo le prendi le cime di rapa? Scusa. Non le prendi, è Non le molto più trovo. complicato Ma come i trovarle nei negozi, non le ho mai friarielli, viste. Ma i friarielli eh? qua a Cime di nord ce rapa ci n'è. sta da Dio, secondo Sì? me. Da me Qua che, da io me non spesso so. vedo la Ma i pizza friarielli qua si trovano. salsiccia, i Sì. friarielli la vedo Ma tantissimo. salsiccia, qua si vede sì. parecchio. Sì, qua si Pensavo vende fosse Cime solo a di Napoli. rapa secondo me sulla pizza svolti, sono belli cremosi. Sì, si trovano, ormai i friarielli si trovano ovunque. Ma come radicchio, penso. Sì, ormai sì. Beh, radicchio perché. Non È so più radicchio più neanche del fosse di nord, una zona. friarielli più Beh, del sud. allora, radicchio tardivo è. Cioè, il radicchio trevigiano è quello di Treviso. Radicchio del nord, tantissimo, però ormai vanno tutto... Beh, sì. Taglia tranquillamente queste cose. Va bene, allora è Fatta, questa quindi qua, è sì. conclusa. Bianca? Bianca, sì, prova a fare bianca. Quindi segnate. Pizza base bianca con mozzarella,
Gorgonzola, salame piccante, olive verdi e radicchio. O ma non riesco per partire per una missione suicida. Aspetta. Radicchio, friarielli in base a quello che volete. Sì. Per me ci sta. Però dobbiamo. Dobbiamo scegliere tra radicchio o friarielli. Fate un poll, un sondaggio. Vecchio, fai un sondaggio. Non mi riesco a immaginare bene la differenza tra i due, quindi non si riesco a... Io i friarielli non li ho mai mangiati perché non... Mangiate anch'io poche volte. A me piacciono. Il radicchio... Vabbè, ci sta che non piace al Zola, ci sta assolutamente. Lo Zola è quel sapore che veramente, come dicevamo spesso, sì, divide. Però non prenderai la pizza termosifoni, mi spiace. Fai... C'è Vec... Non c'è più Vec? Vector, cosa ti paghiamo a fare qui? Zero mangiare, allora, andato. Vector, c'è? C'è Cap, ci sei? Cap, Vector non c'è. Rockle. Cap, non c'è Cap. Il nuozzo ho vinto, mi dispiace. Hanno mandato tutti a cagare. Vabbè, lo faccio io. Se no, base rossa senza la verdura, perché già c'è pomodoro, non lo faccio, so. Ci faccio io. Stare. Non abbiamo più neanche un moderatore, cioè. Dovrebbe allora, stare, però. Friarielli o radicchio? Esatto. Friarielli. Mark Terrone dentro non vale. No, beh, ne ho sentite un bel po' di parole napoletane per anni. Durata 2 minuti, vai. Per quello lo so. Vecchio, sei troppo tardivo, però, come radicchio. Allora, qui intanto ho erbicizzato, deve crescere. Diezza, hai preso un altro contratto? Dove sei? No, perché facciamo cagare, adesso le hanno aggiornate. Mettitura 3 di barbietro, ma che palle! Ragazzi, io sto portando un carico che è veramente messo su come il cacchio. Anche secondo me col gorgonzola pancetta è perfetto il radicchio. Pancetta rucola e grana è buonissima, ci sta, sì. Buonissima. Perché il radicchio col gorgonzola, essendo un po' amaro, il gorgonzola è piccantino, un po'... lo contrasta bene, lo si enanciano secondo me. È un prossimo aggiornamento di contratto. Quindi anche io sono un po' più per il radicchio. E anche più una che bella altro... lotta, però. Sì, una bella lotta. Più che altro anche perché sono... Che credo si trovi di più il radicchio, più sia più facile. Cioè credo che il radicchio ce l'abbiamo tutti. Ah, io probabilmente voterei il radicchio. Perché nella pizza... Non lo so, quella nota amarognola per me ci può stare col gorgonzola. Io lo apprezzerei. Anche per... secondo me. Anche i friarelli sono molto buoni, per carità. Io non li ho mai mangiati i friarelli, che cazzo sono, amari? Sono amarini anche quelli, però vanno messi anche quelli nel contesto giusto, un po' come il radicchio. Lo metti nel contesto giusto, apprezzi. Tantissimo comunque. Con la salsiccia, però appunto adesso sì, i friarelli di solito sono con la salsiccia, sì. Ecco, quello è una cosa. Ma sarebbe piccante, non lo so, effettivamente. Però vabbè, siamo... Io una volta ho assaggiato una torta salata con spinaci piccanti, mi era piaciuta un casino. Era torta salata con spinaci piccanti e qualcos'altro. Mi raccomando, se possiamo facciamo 50%. Era torta salata, spinaci piccanti e scamorza era. Era buonissima, era. Spinaci piccanti, sì, sì, c'era gli spinaci con l'olio piccante. Semplicemente. Non è che li compri in natura gli spinaci piccanti, sono li metti l'olio e radicchio ha vinto 51% però di minchia. Beh, quindi è fatta, ragazzi. Base bianca, mozzarella, gorgonzola, salame piccante, olive verdi e radicchio. Questa è la pizza termosifoni per eccellenza, l'eccellenza delle pizze. Fatela e poi ci mandate la foto su Instagram. Voglio fare anche io, lo voglio fare, porca miseria. Quasi quasi faccio la pizza sto weekend. Non posso, niente, non la so fare. Vabbè. Cioè dovrei impastarla oggi pomeriggio, quasi quasi. Comunque mi ha detto un ragazzo, che ieri parlavamo per scherzo del gelato alla cipolla, così. Ma ha scritto questo ragazzo dicendo che in Sicilia, a Ragusa qualcosa, c'è il gelato all'olio d'oliva e alla cipolla ed è fatto molto bene. Ble. Io lo vorrei assaggiare, sarei curioso. No, sì, perché sono curioso, però ble, sicuramente. Non so, come io mi lascio il beneficio del dubbio. Ragusa, non è grazie. A quanto pare?
La cipolla è dolcina, sì, no, ma infatti io apprezzerei, probabilmente. Conoscendomi apprezzerei queste cose strane io. È cambiato qualcosa. Sta cambiando bestia, qualcosa. Bestia, che bollo che stavo per fare. Stanno scomparendo tutti. Sono spariti tutti. Arcadia in Sicilia, vabbè, io voglio venire. Compro il muletto, io se vorrei, allora. Se volessi dire vado in una regione per mangiare, la Sicilia c'è nelle allora, mie prime... 130 più 90, tipo. Ma aspettiamo, 130 la più 90 c'è per forza. 130 più 78. 40.000. No, neanche. 40.000. No, che poi Barbieri ci cazza perché dice se non è di stagione non dovete mangiarle le cose. Parate a rispettare i cicli della natura. Ha ragione. Ragione. Però... Non vi ammalate, state meglio. Le asparagi li mangio solo state meglio. A maggio e giugno praticamente. E io sono d'accordo con Barbieri in realtà. Ma che poi molte verdure le puoi anche viziati, purtroppo. Molte verdure le puoi anche congelare. Cioè io tipo gli asparagi mia mamma ne compra un sacco, li taglia già tutti a rondelline piccole e poi li congela. Vabbè, così li puoi tirare fuori quando ti servono, li metti. Io sono d'accordissimo con Barbieri, che delle volte ho voglia di cose che purtroppo non ci sono e siamo viziati e quindi li voglio lo stesso. Però sono d'accordo con lui, mi piacerebbe fare quel discorso lì. Ma come le noci, roba del genere, che dovrebbero mangiare praticamente solo in autunno, però le mangi tutto l'anno perché arrivano dalle altre parti del mondo. Alla Sicilia potete fare tutte le critiche è che cresciuto. Volete, soprattutto voi siciliani che ci abitate, sapete i disagi e tutto quanto, però ragazzi ci sono delle robe che io guardo i video e dico ma io voglio morire su quelle cose, sarei felice, guarda. Dalle castagne in primavera non ha senso, ma anche la Calabria, la Puglia, cioè, tutto il sud diciamo è... Se devo mangiare io di solito cioè, per quanto ho vissuto qua e so quante cose buone ci sono qua, comunque preferirei andare giù. Perché ho visto, cioè, ho assaggiato giù e so quanto è buono giù. Se dovessi scegliere dove mangiare, mi dovessero dire scegli una metà d'Italia dove mangiare per tutta la tua vita, scegliere la parte di giù sicuramente. Ma perché mi piacciono più cose. Qua, vabbè, qua c'hanno i risotti, il riso in generale. Che qui c'è più roba pesante favoloso. Per l'inverno. Qua ci sono piatti la pesanti, polenta, tipo la cassola e roba del genere. Sì. No, robe pesanti proprio perché siamo al nord, fa freddo teoricamente. Amici, ma ovviamente fa quasi più freddo al sud. Ho finito gli alberi da tagliare, mi sa, ne manca uno. Lo vedo in lontananza. Forse due, quella punta potrebbe essere ancora del nostro campo. Moro? Sì. Hai preso la trebbia? Certo. Ok, perché è rinato qua un po' di grano. Ma c'è sta collina di merda, ecco. Guarda. Che dito nel buco. No, mi sono stufato di tagliare, lo faccio da una settimana. Basta tagliare, Marco, hai rotto i coglioni, non c'è più un albero. C'è più niente. A parte che adesso quando compriamo il muletto e il camion poi iniziamo a fare la legna anche quella. Che palle, no. Quella lunga. Che palle, non voglio. Marco, lo facciamo invece. Fa schifo. Marco, non me ne frega niente. Mi annoio, Moro. Marco, me ne sbatto. Voglio andare a consegnare gli alberi per ma intero. Ma che vita è una vita del genere? Questo che cos'è? Vuoto. Devo andare a ricaricarlo. Devo certo. Ricaricare lo stoppino qui. Ma guarda te, uno cerca di fare le cose per bene e non. Dopo faccio una storia su Instagram per la pizza termosifoni. Voglio creare altre ricette però. Poi più avanti voglio creare un ragù di termosifoni. Ma il ragù è già la base quella, non puoi. Eh beh, no, ci metti degli odori diversi, delle cose diverse. Anche la pizza, la base è la pizza, poi sopra ci metti le robe diverse. La ricetta del giveaway di Stan Gaming, mi piace, 10. Sicuro c'è l'alloro, certo, io ne mangerei così di alloro. La pasta dei termosifoni, sì. Ma anche quello, Udetta, se tu sai cucinare benissimo le robe tipo siciliane, ma se vai nell'altra parte del mondo, comunque la materia prima non c'è. Quindi puoi farla, puoi essere bravo quanto vuoi, ma non viene mai uguale. Eh sì. Kane, tu devi andare a mangiare la merda, hai capito? Per Kane facciamo la pizza con la merda. Con la pasta, no, ed è obbligato a mangiare. Buonasera. La pizza con la pasta ci sta. Amici, ma c'è la pompa per pulire gli attrezzi? Che mi dà fastidio vederli incatramati, anche se non serve a niente pulirlo, voglio farlo stesso. No, non c'è, Marco. La compro. Che stronzo. L'insalata, ecco, l'insalata ci puoi mettere comunque effettivamente no, non lo so, un po' di roba.
che costava insalata con l'anduia, la salsiccia. No, vedi, non ci puoi mettere qualsiasi cosa. No, però vabbè, per spaziare un po' di roba. Una mozzarellina. Il ciauscolo. Dove si comprava quella affare lì, ragazzi? Cioè, giusto anche solo per sapere il prezzo, non volevo prenderlo per davvero. Non lo so, Marco. Io sono stato da bambino sulla costiera amalfitana. Sono stato a Amalfi, Capri. Ma io l'ho detto, mai stato sotto a sud di Roma, in Italia. E Amalfi, Capri, quelle zone sono bellissime. Sono... Facciamo la pasta dei termosifoni. Cioè, è un peccato che siano così tanto turistiche quelle zone lì, guarda. Dovremmo fare anche la pasta dei termosifoni. L'ho detto adesso mentre andavo via. Volevo fare il ragù di termosifoni o la pasta di termosifoni. Perché il ragù? Che cazzo vuol dire perché il ragù? La pasta non è che per forza ci devi mettere il ragù. No, voglio fare il ragù di termosifoni, però. Come lo voglio fare? Voglio tirar fuori un menù, poi apriamo un ristorante. Con due piatti, una pizza e una pasta. Sì, una pizza, una roba di ogni genere. Secondo voi il tempo di arrivare in su crescerà tutto il resto? Nessuno. Sì, erano due robe diverse, il ragù e la pasta. Cioè, poi il condimento per la pasta, perché non è che fai... Vado a ricaricare... Beh, si potrebbero fare dei ravioli. Lo sai che io voglio assaggiare i ravioli di verdure? E domani mangio i ravioli su... Che cazzo vuol dire ravioli di verdure? Scusa. Vorrei fare dei ravioli, però all'interno del raviolo non la carne. Vorrei ma provare nel raviolo di solito c'è solo la verdura, di solito nei ravioli. No, no. Vero? C'è la carne nel raviolo. Scusa. No. Certo, poi c'è anche la verdura. Ma di solito i ravioli sono fatti con... No, c'è anche la carne. Quelli classici sono fatti con... No, con l'ortica. Carne. Oppure con gli spinaci e la ricotta. Ma non è tipo. Vero, no, c'è anche la carne. I ravioli ripieni di ma carne. Allora, con... quello lì è quello... No, ho capito cosa dice Moro, ma quello è specifico però. Vabbè, di solito i ravioli classici non è quello sono base, così, credo. Quello classico credo sia la carne io, Anche secondo me il raviolo classico è con la carne. Il raviolo classico io mi ma ricordo. Ma aspetta, voi cosa parlate? I ravioli quelli tipo ma no, pasta ma allora, o il raviolo quello cinese ma... tipo? No, io parlavo di pasta. Entrambi, credo che entrambi la base sia la carne di entrambi. Comunque. I ravioli cioè sì, cioè nel senso di solito perché qua con la carne c'erano i cappelletti o i tortellini. Di solito il raviolo lo fai con robe diverse. Il fertilizzante. No, i semi devo prendere, giusto? Esatto, sì, il raviolo classico credo sia ricotta e spinaci. Raviolo classico è ricotta e spinaci? Penso da guardare. Un classico raviolo. Secondo me sì. Penso proprio di sì. Però io me lo ricordo con la carne il raviolo, però adesso vado a vedere. Sta crescendo questa merda. Ti possono descrivere come dei quadrati di pasta all'uovo ripiegati contenenti a base di carne, pesce, verdure o formaggio, a seconda delle varie ricette locali. Quindi non c'è una cosa classico. Classica. Cita tutto, magari c'è pesce, magari patate. No, perché i ravioli sì sono dei supplì praticamente, cioè li puoi fare veramente come cazzo ti pare. Sai invece per una roba che non mi piace invece mai nella vita, cioè non è che non mi piace, anche lì non lo mangerei mai proprio a ordinarlo. L'arancino o il supplì come pare a voi. No, supplì tipo un sofficino, credo. È proprio l'idea del riso con il sugo e una panata. No. Per me no. A me minchia se sì, sono buonissimi. No, ma mi rendo conto di essere particolare io, però no. No, devo prendere il fertilizzante, vabbè, ricarico anche i semi che ci sono. Non c'è un classico, va bene. Perché io da me sì, cioè il raviolo, appunto perché sarà perché e ci sono... Ma che ragazzi, per dirlo l'avrò mangiato più volte, ho detto anche che lo mangio. Sarà perché c'è... Qua da me ci sono già i cappelletti e i tortellini e quelle robe lì con la carne, quindi magari il raviolo si tende più a farlo ricotta e spinaci. No, io l'arancino no, per me è proprio un'idea brutta, ma perché non metterei mai il sugo nel riso con quelle... No. Minchia, a me l'arancino preferisco con milioni con di altre cose della cucina siciliana, ma non quello. Cosa... Il fertilizzante era quello nel bidoncino? I gagnolotti sono più emiliani, non so, romagnoli. Proprio non è una cosa che mi piace a me, il riso col sugo, con... Credo che debba riparare questa cacata, fa vedere.
Contenitori semi. No, cos'era il fertilizzante? Era il fertilizzante solido? Per fare. Per ricaricare ah, la sì, fertilizzante. Sì. Anche a 2000 ho speso per ripararlo, era tutta sfasciata. Cioè, per dirti, per quanto a me non piace, come avevo già detto... Le fritte, che idea di merda, scusami. Ma già la pasta, cioè qualcosa di pasta, qualcosa di carboidrato, friggerlo è comunque... Non mi fa ricaricare. Cioè, come l'arancino, friggerlo come idea, è un'idea del cazzo, però alla fine è buono, quindi... a me non piace. Però la, la pasta... non è che non mi piace, lo mangio, però non... Però mi... la pasta, minchia, è veramente, dai... La pasta fritta. E Mary, forse sì, però mangiata, sono però... sicuro che mi piacciono. Ma mangerei più normale, però... No, aspetta. No, sì, è lo stesso concetto. Ma il serbatoio per fertilizzante quindi non va mai preso, giusto? No. Perché non mi fa ricaricare allora col fertilizzante solido? Marco, fa vedere, scendi. Aspetta! Ok, perfetto. Suoi... Ah no, c'è Marco che ha preso di là. Se vuoi, tieni. Deve disseminare, non l'ho già fatto. Mi piacerebbe fare qualcos'altro. Allora, se volete, lascio il trattore. Ma non ci sono contratti, tanto la parola. Punto. Al massimo vado a buttare giù gli ultimi due alberi. A sto punto faccio piazza pulita. Già che ci sono. Ah, Marco, vieni tu, vieni a mietere. Se vuoi. No, vi ho portato... Io voglio andare un po' a consegnare, che non consegno un cazzo. Fertilizzante è quasi pieno. Vedete sempre fisso qui, se no. Sì, faccio io. A Roma si dice fritto è buono tutto, io non sono d'accordo. Però sì, non è vero in realtà, sono d'accordo, ma vorrei sì. Che non fosse... Non vorrei non essere apri, d'accordo. Marco, scaricami intanto che tanto non ci sta tutto, se no. E io purtroppo ho sta cosa fuori. Della salutarietà. Come si dice? La salutarietà. Non è così che si dice, però facciamolo passare. Però mi dà è buono fritto, che non voglio. Che sia esatto, buono. Fritto è buono tutto, ma non mi interessa sempre mangiare cose fritte. Esatto. Pare che fa male. Poi. Esatto, non voglio... Cioè non il voglio fritto lo dovresti bene, mangiare una volta al mese, lo dovresti mangiare. Quello puro fritto con dell'olio. Allora, dove vado a consegnare sta cacata? Fa vedere. La soia. Ustia, 2009, mulino per grano. Regaz, siamo ricchi. Ottimo. Mulino per grano. 2009 dove è veramente tanto, È quasi il massimo. 3000 mi sa che è il massimo. Io a sto giro vado a spirale, invece, moro. Boh, fai come cazzo ti parla. Sto facendo. Adesso sto facendo a modo. A modo, non so se è un modo, però. Voglio una pasta che. Certo. Che poi devi scendere col muletto con la benna. Devi dire. Ho una piada termosifoni. Pian piano facciamo pezzi. Tutto, ragazzi. Allora, settimana prossima, ogni mattina facciamo. Progettiamo qualcosa di diverso. Vai. Oggi abbiamo fatto la pizza. Segnatevela. Anzi, se su Discord me la segnate che me la sono già scordata, grazie. Cioè, poi facciamo il panino, la piadina, facciamo la pasta. Tutto. Un sushi anche potremmo fare. No, non è vero, quello ma è pericoloso. Sushi non hai molta varietà. No, non è che puoi metterci dentro mille cose. Grazie, Axel. Oddio, puoi fare il chirashi. Il chirashi puoi mettere qualcosa. Un poke puoi fare. Il sushi fritto con la salsa teriyaki è molto buono, però anche lì fa. Quanto lo mangio il poke. Anche il poke in realtà non è che. Sì, non puoi cioè, ci devi mettere quegli ingredienti lì più o meno. Puoi alternare tra quelli. Un poke non lo mangio. Tra l'altro in estate va benissimo quello lì. Cos'è la parigina sopra? Parigina non è un. Aspetta, che non voglio dire cacate, vado a controllare, va. Sono le scarpe le parigine. No. Era la. Aspetta che vado a cercare la definizione, perché lo so cos'è, però non voglio dire cacate. Ostia, Rausen non mi pare. Ma non c'è anche salata, perché sto leggendo dolce.
Ho messo una foto Ah, su ecco, Instagram. infatti, è una specie di pizza, sì, vedi? Perché qua avevo letto subito parigina dolce, ho detto, come dolce? Dai, 193, finiamo il risotto dei dal raccolto e anche compriamo il camion. Possiamo fare. Ma il risotto è difficile, ragazzi. Vabbè. Il termamisù. Le fragole, best risotto. Il termamisù, c'è cioè, chi era... Arcadia o October Euge? Chi è che aveva messo su Discord? Aveva messo la ricetta per il tiramisù al limoncello. Avevamo fatto Arcadia. Era allora, no, non è buono. Che schifo. Ble. Povera Arcadia, giustamente, giustamente bullizzata. Lo sapevo. La faccio girare magari anche. Il tiramidux cos'è? Quello che lo rovescia e casca per terra. Come il tiramidux? Ecco lì, quello rovesciato. Io ho pensato al dux, scusa. Certo, dux. Cosa devi pensare? Pensavo so. Fosse una lore più importante, invece era proprio il dux, ok? Sa qual era il suo piatto preferito? Magari c'è scritto in qualche libro. Non che mi freghi, è troppo. Però sai che mi affascinano le biografie di personaggi così... Cioè allora, sono da... Beh, ma è come le... Ammazzarsi poi. Ma è, le leggi, è come... Però... È come Marco le cose... Le analisi dei tipo criminali. Dei killer, così. Sì, perché dici... Questo è veramente... Boh, non, cosa gli balla per la testa questo qua? Sono, non è possibile. Sono cose fiche. Ma per i motivi sbagliati ti affascinano, nel senso che ti chiedi come mai la mente umana arriva a fare certi ragionamenti. Sì, il Gran Premio del biciclotto ottocentesco è praticamente fanno le gare con... Cioè c'era... Con le biciclette... Il biciclo ottocentesco, so, le biciclette... Prego Marco, vai. Come faccio? Sono le biciclette quelle con il rotellone grande. Con la ruota gigante davanti. E così. Tanto non abbassa di un pelo la velocità. La velocità. Sono le biciclette e fanno il Gran Premio del biciclo 800 praticamente nel paese a Fermignano, in paese, fanno il giro intorno... Cioè, intorno al centro storico, dentro il centro storico. La trebbia che dice: guarda sto peso culo, sto lavorando, spavrotare pure con la trebbia. Guarda che sarebbe morto, penso, una roba del genere. No, c'era Mercadini che parlava del main camp, che appunto diceva tutte le cose particolari di Hitler, eccetera. Cioè, dei ragionamenti... Non me lasci qua, E mo lo devo girare, E poi tra l'altro il Mein Kampf ha un sacco di contraddizioni perché in realtà alcune cose non sono state pubblicate, quindi non si sa bene tutto. Cioè il Palio della Rana è diverso, il Palio della Rana si gareggia in un rettilineo. È difficile da trovare. Si gareggia in un rettilineo, ci sono i partecipanti che hanno questa carriola con sopra una rana. E devono arrivare in fondo con la rana sopra. Se la rana cade, si devono fermare, prenderla e rimetterla poi sopra. Poi la uccidono e la mangiano. No, di solito sono surgelate quelle che si mangiano. Ah, poi okay. Mi dispiace però per le ranette. Infatti, un perché anno. Perché per le rane sì e per una mucca no. Scusa, mi dispiace anche per la mucca. Infatti. Un anno c'è stato. Gli animalisti che si sono buttati nel mezzo. Basta. Che tra l'altro in realtà le rane quelle lì non le mangia, anzi se alla fine della gara c'è il giudice che controlla le rane se sono a posto, se sono danneggiate, se sono fatte male così, se non squalificano il partecipante. Mattia, grazie Mattia per i 29 mesi, grazie. Non se riesco a portarti, ma mi sa di no. No. Aspetta, devo girare. Grazie. Pratma ingiustamente depilato. Ma dove scivoli? Dove scivoli? Aspetta, fammi andare nel centro. Le ragazze nella carriola e poi cosa fanno? Le uccidono, le mangiano pure quelle? Sì.
Avete sentito che i cavalli non possono più essere macellati? È più da una legge? E la Bresao? Non credo mai, scusami. Non credo. Non l'ho letto da nessuna parte. No, mi fido del ragazzo. E sarebbe una cosa che si leggerebbe da altre parti, visto che appunto la Bresao sparirebbe. Beh, c'è quella di Manzo comunque, di Bresao. Ma... Però di solito è famosa quella di cavallo. Ma in campo della rana, sì. Scusa, chi era Pinozzo che stava, scusa, si è guardato il sito della Proloco di Fermignano, Marco. Abbiamo finito e non si vede già più un cacchio, ma che palle, sempre notte anche qua, come Sea of Thieves. Marco, ti vengo a scaricare, sono qua, Moro Bavo. Comunque amici, allora facciamo così. Siccome sono molto indeciso, vi dico il libro che volevo leggere. E mi dite se ha senso. Perché io non ho visto nessuna tutto recensione. Fuori. Non c'è niente dentro in questo. Me ne senso. Sono salvati due, ma uno è scomparso, ragazzi. Forse l'ho messo da un'altra parte. Eccolo qua. Uno era L'isola misteriosa di Jules Verne, o Verne, non so, credo Verne si dica. Beh, ma è famoso, e io tirava la copertina. Beh, non è famoso, ma... no, non lo conosco. Da, lo so che è famoso, non lo conosco. Sì, ma no, no, non so, allora, sinceramente. So perfettamente che anche perché era tra i più non so, non programma 2008, Amazon, quindi è sicuramente famoso, ma io non ho detto che è famoso o non è famoso. No, ma sempre li ho presi perché sempre... mi piaceva la copertina e non ho seguito nessun video niente. No, ma sono sempre belli. Quello lì e poi Le sette morti di Evelyn Hardcastle. Castello ho Duno. Detto Hard Castle perché è scritto effettivamente Hard e Castle come castello, quindi. È perché hai detto Hard allora? Hard quindi? Eh sì. Beh, ma... Castello duro. E quello lì mi intrigava anche quella. Non è arrivato fino in fondo lui. Quello lì mi intrigava la copertina. Con di 20.000 leghe sotto i mari, ok. E tra l'altro è molto. Mosca gigante, passate da una rana nera che e li ho messi qua nella. Non perché magari sono famosissimi e non sono libri particolari, sono sicuro, però non li conoscevo, non ho seguito nessun consiglio, quindi io purtroppo non so leggere, quindi mai giudicare un libro dalla copertina, ma un po' sì. Allora fa tanto secondo me la copertina, attira, poi ovvio leggi la trama, cioè se leggo, vedo una copertina che è un bel prato fiorito, mi attira. Poi leggo la trama, dice, questo libro parla della storia di questo vecchio scienziato che praticamente lui aveva una fattoria, no? In questa fattoria c'era la sua famiglia, loro si ritrovavano ogni tanto per mangiare, c'era questo, ogni tanto c'era il sole che illuminava il loro volto. Mi sono interessato, dimmi sono di già, più. Ma no, no, mi sono già ripito le balle, no, ti assicuro. Ma... Poi magari interessantissimo, un saggio sulla vita, no, però non ce la faccio. Perché deve anche interessarti, giustamente. Magari a uno può interessare tantissimo. Bellissimo, continua. Allora, praticamente lui aveva questa fattoria di notte, però trovavano continuamente delle manate di sangue sulle loro porte. Non capivano... È incredibile, ma è bellissimo, sarebbe. Voglio sapere anch'io. Scusami. Boh, allora domani scriviamo un libro. Settimana prossima, via le ricette che scriviamo un libro, allora. Ragazzi, vi prego, allora salviamo questo incipit e ci lavoriamo, perché mi sono intrigato. Quindi io. Questo scienziato in una fattoria con la sua famiglia, dove però... in pensione. Sì, un scienziato in pensione. Lui trovava delle manate di sangue dove? Nel granaio. Loro la mattina si svegliavano, nonostante il giorno proseguisse tutto tranquillo e sereno, la mattina si svegliavano e c'erano delle strisciate di sangue nelle loro porte delle manate, e non capivano come mai. È un po' The Village adesso che ci penso, ma non l'ho fatto apposta. Ci ho pensato adesso, ma non forse l'incongio, ma no. Voglio assolutamente sapere come continua. Adesso lo voglio farlo. Io lo comprerei, ma anche io, perché è venuto a caso, ma effettivamente mi interessa. Comunque niente, mi intrigavano le copertine. Fatemi sapere in un DM su Instagram se l'avete letti e cosa ne pensate. Ma non abbiamo finito la semina. Eliezer sta finendo la situa qua. Supposta missile, come allora supposta. Ma che male, ragazzi. Nel dubbio mi sabbo perché sono hypato per la seconda parte. Bravo. Vedi, vedi. Ma ci sono gli Egitti nel tuo libro?
Allora, possiamo fare Egitti? magari. Sì, Possiamo fare. Egitti? Gli Ezar, non sai la storia. Gli Egitti li possiamo fare che erano. La città di Egitto era la città dove loro andavano a fare la spesa, che era questo piccolo paesino in mezzo alle montagne. E c'era uno scritto di Egitto. Vabbè, immagino che sia una strafalcione che ha letto Marco. Tanto certo, che dice live, Ezra, non è che... cazzo di domande. Cioè, non c'è neanche tanta lore dietro. Questo Egitto in provincia di... No, facciamo che erano nel... Che in colore Canada. Faccio il camion in intanto? Canada erano. Eh? Che colore faccio il camion? Il camion lo farei marrone, moro. Marrone, non c'è. Perché non penserebbero... No, c'è marrone, vai. Facciamo marrone, schifo. Che nessuno penserebbe mai. Andiamo in giro con questo enorme sterco. Con le ruote. Marco, li lessi a scuola... Ed entrambi i libri non mi hanno trascinato tantissimo. Allora, uno è un giallo, palesemente, perché proprio è la risoluzione di vari crimini. Tra l'altro, è incredibile come... Vabbè, il titolo aiutava, però io mi sono avvicinato per la copertina. Il mio animo da amante dei gialli mi abbia comunque portato verso un omicidio. L'altro no. Ma scusa, prendo questo qui che spendo di meno. Tanto non ci serve, chissà. È gigante, che... qui uguale a questo. Ah no, ti hanno trascinato dei? Non ho capito, mi sono confuso. Mi hanno trascinato vuol dire che non sono belle. Ah, e io ho letto male allora. Ho letto male io, perdonami. Perdonami, allora ok, grazie per il tuo feedback. Oh. 5 stelle. Amici, voglio dormire. Irla. Ah no, scusa dei. Dobbiamo finire di seminare purtroppo. Guardate se c'è qualche contratto decente. A me i gialli piacciono sempre. Era Jay? No. No, perché mi ricordavo Jay. Allora, c'è una semina, c'è una mietitura 3000. No, sempre raccolti. Fanno schifo. Ma veramente vomitare, fanno. Non arrivano ai 7000, proprio. No, vabbè, per il prezzo è sempre così. Io mi ricordavo erano più alti. Vabbè, diciamo una mietitura... C'è una mietitura da 3776 a Bob Marley, palesemente Bob Marley. E poi c'è una mietitura da 3770. No, sempre quella. Perché sono andato su e me l'ha ritirata a scuola. Ah no, c'è una mietitura 8571, campo 16. Ma cosa c'è da raccogliere? E semi di soia. Prendila allora, fai presto oggetti. Come si fa? Cos'era? Indietro? Sotto, c'è scritto sotto. Eh no, il tasto qual è? Vabbè, premo direttamente qua. Mietitura attiva. Ok, campo 16, no? Ho iniziato ad andare là in casa. Vado a prendere gli oggetti nel negozio io. Ah no, sono già qua. Ma guarda, oh mio Dio! Moro! Guarda lo cu- dimmi, Marco. No, è Liezar che ha combinato quel disagio. Sarà Liezar, che stronzo. No. Ma no, Liezar. Sono qua raccogliati. Guarda culo che c'ha il verificato, che schifoso. Culo, che imbarazzo. Che partnerizzato, dopo quanto ci hai messo? 6 mesi? Tra l'altro 6 campi di nome. Anche un po' sì. Che bellezza, culo. Questo bisognerebbe rialzarlo un attimo, Culo, sappi che mi hanno detto, Liezar ha chiesto se potevamo fare poi una collab su Fall Guys. Sì, volevo invitarti. E io ho detto di no. Sì, perché ha detto che gli fai schifo. Sì, perché non sei più Pasquale. Allora. No. Ma è rimasta qua. Vieni live con noi, fai solo la voce di Pasquale. Che palle. Dov'è il campo 16? Sto avendo questo piccolo... A sinistra, ok. Fatta, ha detto fatta, Quindi... Un'ora di passare. No! Che l'hai fatto per... culo. Allora forse posso... Per sentare. Mesi l'hai fatto, un'ora non ti cambierebbe nulla. Aspetta, devo provarci dall'altro lato. Non abbiamo il muletto, vedi? Non abbiamo il muletto. Ah, a parte gli scherzi, comunque, a prescindere, noi stasera facciamo Fall Guys, quindi... Allora, culo, allora facciamo così, culo, facciamo così. Se mi prometti che mi fai... Posso parlare con Pasquale un attimo? Un certo certo. Voglio parlare un po' con Pasquale. E ci sei questa sera, lo facciamo assieme questa sera. Se ci sei dalle 8 alle 9, se ci voglia. Sei dalle 8 alle non so 9. Se il server di GTA si sarà già rippato o quel genere. Posso accettare la tua presenza e ritorniamo amici. Altrimenti ti odierò per sempre. Un Pasqualò. È bello. Io organizzo uno speed date, va bene. Veloce, veloce, unpress, unpress.
Sei stasera, allora? Se hai voglia, dalle 8 alle 9 sei il benvenuto. Dai, dai, cool. Ah, benvenuto, vediamo, non esageriamo, Lieta, per favore. Voglio vedere prima come va lo speed date. No, comunque Alla fine no, della vabbè. live traiamo No, le parte degli scherzi conquiste. stasera, se Alla vuoi. fine della live traiamo le conquiste. Le conquiline. Le conquiline, dovete dire. No. Io ho finito qua. Ma la trivia fa schifo, Liezar. C'è già È da fare piccolissima questa trebbia. Derbant, comunque. È disarmante, è vero. Vabbè, vai Come si tu. No, però passa? se vai a dormire magari rischia già di crescere. Me ne frega niente, vado a dormire, cresce l'erbaccia e poi la Bravo, che smontiamo. fai lo shutout. Perché se volete seguire un po' di GTRP, simile a quello che ha fatto Boron, probabilmente anche meglio, perché la Esatto, c'è collettività è Fagiolini che lo fa migliore. C'è Fagiolini, benissimo, c'è il sicuramente. signor Volete seguire Max, un po'? C'è c'è Fagiolini, c'è tanta altra roba, non è che per Certo. forza da culettino. No, Vediamo dopo stasera, magari vi posso consigliare anche un culettino. Guarda che bello il nostro camion marrone. Ah, che bello è marrone, Marco, hai avuto una Guardalo idea lì, guardalo. bellissima. Hai visto? Grazie, culo. Qua che fai 9 mesi, Non me lo culettino. merito, però grazie, Grazie, culo. culo. Allora, disarmante. E se avevo il muletto andavo a prendere Se anche non la ti roba. spiego la mititrebbia. Secondo me ci prendiamo anche il muletto oggi comunque. Negli ultimi Madonna. minuti, no? No, 100.000. Come fai a fare 100.000 in 10 minuti? Allora niente. Vado a riempire l'erbicida. No, ma Sembra un gnomo delle loro veggie quel camion. assieme. Sicuramente è stato intaccato da questa situazione. Loro assieme, cioè Moro, Culettino, Sir Max, Fagiolini, ma anche Francesco e Karim. La cerchia lì Harry. assieme sono incredibili. Ma la trebbia è veramente piccola questa Liezza. Sta parlando, ma non lo Eh no, sento. è che non so che dirti, è Ma è piccola. normale. No, nel senso, è normale. Sì, è quello che avevo fatto anche stamattina. Il contratto lì ci ho messo un'ora fa. Compriamo l'erbigida. Sì. Moro, ti chiedono se farai un personaggio nel wipe nuovo. Non mi avevi detto ieri che facevi, volevi fare quella cosa. Forse volevo fare. Cioè, se lo faccio, magari mi infilo come medico, però non lo so, Perché il medico devo effettivamente ci sta sempre. Il medico in più non fa mai male in un server. vedere. Magari no. Ottima vocale. Dove Non lo so. vederci su GTA, a noi non ci vedi perché non facciamo GTA. Ma anche perché io non gioco. Cioè, l'ultimo wipe ho giocato nulla. Ho veramente giocato niente perché non c'ho tempo, ragazzi. Purtroppo GTA, anche da guardare, cioè, ti occupa tutta la giornata, io non ce la Tu vuoi faccio a star seguire bene la seduto. storia di un server, devi guardarlo praticamente almeno la sera, ma tutte le sere però. È come una serie TV. È una serie TV, sì, che c'è tutti i giorni, però non puoi saltare neanche un giorno. Anche. È una serie TV dove hai anche telecamere, tra virgolette, come se hai più visuali della stessa serie TV. Sì, multiplayer. Però devi starci dietro tanto per seguirlo. Non ho O ci fiducia. giochi, e allora vabbè, lo segui giocando. Non so se andare ad aiutare Mark, che Certo. però in realtà qua cresce tra poco, quindi. Vabbè, poi torno indietro un attimo. Ora ora Come arrivo. volete, Vabbè, ragazzi. provo, dai. Proviamo a iniziare anche a pensare di prenderne Al un'altra. massimo, appena cresce, torni a casa e No, continui da Lizard. solo. Lo so che costa tanto, però. No, più Un'altra che altro trebbia? dobbiamo Un altro prendere. Ah, campo? un'altra trebbia, No, dici? mi è un'altra trebbia, sì, no, un Ah, campo, una ok. trebbia. Noi pensavo un altro campo, No, 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 un altro un'altra trebbia. Beh, un campo, perché altro costa campo, tanto. adesso che abbiamo il camion, magari iniziamo a E no, fare ma perché una seconda trebbia un va po' più sempre di bene per robe. i contratti. Tanto bisogna sempre farne in due. Comunque, oggi è l'ultimo giorno della settimana di farming. Io lo E rinnoverei per la prossima come abbiamo Io anch'io lo detto, rinnoverei. sì, lo rifacciamo anche Al settimana massimo possiamo, prossima. proprio al limite, possiamo farlo 3 volte a settimana e non tutti i giorni. No, vabbè, io lo farei No, vabbè, adesso poi vediamo. facciamo. Anche Eh no, perché, teniamo anche la no, prossima ma anche settimana perché qui. appunto dicevo, in una Facciamo. settimana abbiamo fatto quello che l'altra volta abbiamo fatto in un mese e mezzo, probabilmente. L'alternativa è fare Minecraft, quindi non è che No, ma c'è. Minecraft io lo voglio fare Sì, ma lo comunque facciamo perché dopo, vuoi, io eh? Lo Lo facciamo dopo ultimamente ho voglia comunque. di giocare a Minecraft. Lo facciamo dopo. Lo voglio assolutamente fare comunque Minecraft io. No, non Poi sto magari ci parlando torna anche a Beck. Corvo, così ogni tanto si infila se vuole. Quando tornerà Corvo, oddio, Corvo mi pare che torna Anche Esprit, giovedì, non lo eh. so, poi quando c'ha Beh, voglia di Esprit adesso giocare. inizia a lavorare.
Vabbè, ma dico, tanto è lì il server, voglio dire. Ah, quando c'han voglia, sì. Siamo in live, Minecraft, ci sono la mattina. Sì, Minecraft, no, pensavo per farmi. Vabbè, sì, Minecraft, chiunque di loro, quando vuole. C'è una mattina, capito, che ci sono. Vabbè, in 20 torni giusto per fare magari una live di farming e poi Minecraft. Quando c'han balle lo fanno. Ah sì, Minecraft si può fare quando si vuole. No, e il fatto delle mietitrebbie è che la seconda mietitrebbia la useremo per i contratti. Così sarebbe che solo per contratti. I contratti, sì. Perché ci può stare come acquisto, secondo me, è molto sì. Importante. Ah, ma io sto venendo in qua, ci sto venendo conto. Aspetta. Anche perché fai più contratti alla volta, così, no? Cioè, fai più veloce. Sì, fai, finisci prima il contratto e ne fai più velocemente. Stiamo facendo stanotte devo fare qualcosa, però come dicevo ieri, c'ho il videogioco quello basato su Kafka, sulla metamorfosi di Kafka, che mi tirerebbe un po' il culo iniziarlo questa notte perché è il giorno prima di Ferragosto, quindi magari c'è anche meno gente, e poi dopo fare il secondo episodio settimana prossima, magari non te lo segue nessuno perché non me lo segue nessuno perché non c'è. Cioè, non ho guardato la prima puntata. Quindi magari stasera, non lo so, di fare qualcosa di più chill. Devo vedere di trovare qualche giochino più chillo. E non puoi neanche fare GTA RP perché non c'è il server. Non c'è, adesso non c'è il server. O crei il personaggio in diretta. A meno che non apre stanotte, ma comunque, sì, o crei il personaggio in diretta. Ma comunque non sarebbe... no, non è avviato, cioè, come prima. No, ma il primo giorno... No, ma a parte che non sarebbe... giocabile, cioè se metti che riapre stasera il server, il primo giorno è tutto di ma fare, poi non c'è storia, non c'è niente, un botto di gente, non sai neanche se riuscirei ad entrare. No, infatti il primo giorno, esatto, il primo giorno è panico, non... grazie Lorenz per il ride, grazie mille, ben arrivati. Sarebbe carino fare il personaggio e poi buttarlo in live direttamente, però vabbè. Qualcuno dei giochi gratis di Epic. Ecco, cioè, Remnant l'abbiamo già fatto. Troy credo sia da coltellarsi le palle, sì. Poi da guardare, quindi... in realtà è molto bello, però è molto per appassionati. No, non per le live. Cioè, dopo ammazzo grazie tutto, cioè, già faccio la live a mezzanotte. No, ragazzi, no, mi ero appoggiato un attimo, se metto che quello... sto andando avanti per la tirare. No, dopo potresti... No, Fall Guys già lo facciamo stasera, dopo di no, ma no, ma adesso lo trovo, in realtà lo trovo il gioco da fare, non vi Tropico, se intendi quella di Tropico, a me è piaciuto un sacco. Cioè l'ultimo Tropico io l'ho finito, mi è piaciuto tanto. Intendi Tropico? Alla Tropico è molto bello. È un gestionale però particolare, quindi... Tropico anche a me è sempre intrigato, ma è uno dei più belli, secondo me. Tu Tropico era esquitato perché sei una stronza, però perché non c'ha un pelo di pazienza, vuole tutto subito, tutto fatto, giochi tutto... proprio per quello, tutto lei vuole. Ho visto quello che è successo tra Epic, che in realtà non è solo Epic e Apple, perché adesso l'ha denunciato anche Google, perché anche Fortnite è stato tolto anche da Google. Adesso lo tolgono anche da Epic. No, Epic è suo. Epic è suo. E allora, non ho capito com'è possibile. L'hanno tolto da... Ah, ho capito Apple... che hanno litigato anche con Epic. Ah no, Epic, è Fortnite, è di Epic. Appunto, infatti non capivo come mai Fortnite avesse litigato con Epic. Stavo dicendo, scusami. Cazzo, Mini 4 l'altra... No, hanno denunciato Google e Apple. Tanto non succederà nulla di che, solo per farsi pubblicità, ovviamente. L'Apple, da quello che ho letto, è abbastanza incazzata. Ma anche Google l'ha tolto fortemente da... È che sono veramente potenzialmente miliardi di utenti in meno. Beh, certo. Ti affianco. Anche a me fa un po' paura sta situazione che si sta creando ultimamente con togli questo, perché è veramente dittatoriale come cosa. Vabbè, ma se loro non, cioè, se fanno sta roba per non far guadagnare la piattaforma su in cui sono, ma magari ci sta anche, però sta prendendo un po' troppo piede quello che dico. Ok, però effettivamente, cioè, Epic, quando ha deciso di mettere Fortnite su Google e su Apple, ha firmato il contratto che diceva il 30% va a loro, perché adesso ti giri e fai così. Tu hai firmato, hai accettato sta regola. Non è che adesso un giorno all'altro prendi e dici no, non mi va più, neanche vuoi prendere il 30%. Non ho capito io, siamo sempre lì, ci hanno divisi i guadagni. E ci guadagniamo tutti e due, tra l'altro anche tanto, perché Fortnite vende un casino, improvvisamente no.
ti do lo sconto così mi prendo ma tutto io. Ma sai che secondo me, ho letto quello che ha scritto Mark Nale, no? Ma che lei si facesse il suo hardware se vuole il 100% delle commissioni. Guarda che sarebbe anche capace di farlo. Sai che secondo me sarebbe capace di tirar fuori un terzo, perché sta avendo tanto di quel successo Epic Games, che sarebbe capace di tirar fuori una terza console casalinga, perché ha il potere di avere delle esclusive. Ha anche i soldi adesso per farlo. Eh sì. Ci vorrebbe, perché tra Microsoft e Sony Microsoft il dito, si sta addormentando. Perché in realtà... Ah, ma lui no, lui intendeva però... No, lo so che intendeva, lo so cosa intendeva. Console casalinga non credo, solo della Epic. Però secondo me avrebbe la capacità, capacità di farlo. Ah, sì, aggiungere concorrenza fa sempre bene. Soprattutto tra Sony e Microsoft, adesso che di concorrenza ce n'è veramente ben poca. Una perché Nintendo non va mai considerata. Nintendo non va mai considerata in sta cosa, perché è sempre un mercato a parte. È vero Kuroshi, però quando tu hai firmato il contratto per dire io voglio Fortnite sull'Apple Store, loro ti hanno detto guarda che noi ci prendiamo il 30%, se tu hai firmato vuol dire che ti andava bene, non è che puoi uscire da un giorno all'altro e dire no adesso non mi va più bene. Poi è una cosa che magari non va bene in generale, ok, però lì non è solo Fortnite l'Epic che deve denunciare, lì deve essere tutto. No, Fortnite non è più la potenza che era una volta, però Epic sì. Epic adesso sì. Epic ha usato Fortnite come trampolino di lancio, che comunque guardate ancora... che c'ha anche, lui c'ha anche una cosettina tagliente tipo la Real Engine, che è comunque sempre di Epic. Sì, e appunto... Fa sempre ridere che Fortnite è riuscito tutto, veramente come tutt'altro. Cioè, ha creato questo store che nel mondo dove c'è Steam... Creare uno store concorrente, chi è il pazzo che avrebbe detto ma sì, perché no? Beh, Origin invece... l'ha fatto ed è fallito. Origin era un play l'ha fatto. Però è diverso, lì non erano, esatto, non erano store, erano launcher proprietario, non erano store. L'Epic, per quanto ancora... Fortnite era un tower defense, l'abbiamo portato noi le live con Karim, anche noi. È ancora il tower defense ed è ancora a pagamento, tra l'altro, il tower defense. Per quanto appunto... Cioè, ancora ne ha un po' di strada da fare l'Epic Game Store, però ha delle cose Google che stimolano, store, ma sì. Cose... Certo che c'è gente che giochi compra sul suo store, anche perché c'ha anche delle esclusive. L'Epic Game Store, guarda che l'Epic Game Store, ragazzi, ha delle esclusive molto molto belle. Aveva, mi pare, Borderlands. Anche recentemente è uscito quello dello squalo, come si chiama, quello che ha fatto anche Moro. Ah, sì, Borderlands, c'aveva altri giochi che... Miniter. Il fatto è che su Epic Games quasi tutti i giochi sono belli. Cioè sono ben fatti più che belli. Poi se è bello decide chi lo deve giocare. Poi anche il fatto che regalano giochi. Abbiamo un camion qua vicino? Se non l'hai mai portato Te lo vado a prendere io, Okay. E sono pieno. Ah, sono già le 13 passate. Bestia. Porca miseria. Scarico qua. Vedi quando ci si addiverte. Red Dead era un'esclusiva temporale. No, Red Dead era uscito su... Pare ragazzi, io l'ho preso loro, da noi, l'abbiamo fatto store, da Rockstar. Sì, probabilmente rispetto Red a Steam, Red Dead però c'è il suo launcher, quindi vabbè. Infatti lì non va considerato. Beh, appunto, regalare un gioco appena uscito... No, veramente stanno facendo roba molto carina. È allucinante. Sì. Ok che è Total War, ma è una cosa un po' di nicchia, però... Comunque un gioco... Cosa incredibile, cioè lì hanno pagato variate decine di milioni per l'esclusività. Dove cazzo siete voi? Anche solo io sto aspettando che a campo 16. Anche campo solo 16, dare GTA gratis. Cioè, quanti soldi ha sborsato? No, no, ma stanno facendo. Epic si sta comportando lì, davvero molto no, lì bene. Secondo me è stata Rockstar, non è stata neanche tanto. O magari nessuno ha sborsato niente, semplicemente hanno detto, vabbè, tu metti solo gratis e basta. Perché comunque è una tattica di una mercato tattica che sta funzionando ultimamente. Ma per vendere le card come Farming Simulator, l'hanno dato gratis. Dopo che l'ha dato gratis, quando non era più gratis, la gente l'ha comprato un botto, cioè ha fatto più vendite in quel momento lì che in tutta la sua. No, poi GTA, effettivamente GTA Online ci sono le card che danno i soldi, che chissà quanto ne avrà venduto poi.
Sicuramente sì, lì può essere. È un marketing che mi piace. Ah, sì. Va bene a entrambe le aziende, va bene all'utenza. Cioè, io in realtà non so come possa andare bene all'azienda, però da utente me ne sbatto le balle. Avranno anche fatto i loro calcoli, sì. Se non sono completamente imbecilli. Hanno regalato Just Cause 4, che non era questo granché, però comunque. Comunque ne hanno regalato un gioco importante. Comunque bello grosso. Ma ha regalato un sacco di cose. Hanno regalato Borderlands 1 e 2, c'era la collector. Ha regalato anche Kingdom Come Deliverance, che volevo farlo appunto martedì, però vediamo. Ma poi appunto ripetiamo la cosa di Total War di adesso è una cosa incredibile. C'è, c'è gente anche che tipo l'ha messo gratis su Epic, la gente si è iniziato quello lì è salito la scimmia, però lui non lo vuole su Epic perché Epic merda, l'ha preso su Steam, comunque ha aumentato le vendite lo stesso. Sì. Ma non tiene un cazzo quella mititrebbia lì, Marco. È una merda. Questa è quella che ci ha andato. Ho quasi full anch'io. Adesso vengo a svuotarti, tira fuori il pisello. Hai capito niente? In movimento subito, facciamo. In movimento addirittura, vai. Ti avevo promesso. Grazie Tiamat. Grazie mille per i 40 mesi. Ma sei bello. Ma che fai? Lasci i prezzi? Non so se mi sa che ti riempi su. No, sono ancora al 76%. Però, ma non è meglio continuare la prossima volta? Sì, infatti, adesso finiamo questa. Sì, sì, finisco. Ok, 7. Boh. Ah, no, sono fulto. Io voglio vedermi Masterchef, non vedo l'ora che inizia. Sempre se. Ho sbagliato il pasto. Ok, direi che. Quasi mi riguardo le prime stagioni che non. Tanto non so niente io. L'hanno messo su YouTube. Salviamo. Il canale di Masterchef ha proprio messo le prime stagioni. Bene. Amici. Come al solito, grandi chiacchierate, grandi successi. Abbiamo creato una pizza, ragazzi. Io non so di cosa stiamo parlando. Cioè, bellissimo. Ma appunto, segniamoci. Bellissimo. E non è una paperina. Libro, la pasta. Il tramezzino, il riso, il ragù. Non con allora, le patatine. Culo, abbiamo creato non una paperina, esattamente. Stai zitto, per favore. Abbiamo creato una pizza, pizza termosifoni che è base bianca con mozzarella, gorgonzola, salame piccante, radicchio e olive verdi. Vorrei specificare che culettino è napoletano. No, culettino sì, non e mangia, però purtroppo si è un attimo dimenticato di questa cosa. E non mangia il pesce, giusto per. Ma stasera no. Potrebbe tornare nei nostri favori, dipende da. Vediamo da lui. Quindi a stasera con Fall Guys magari ci sarà culettino ospite. Esatto. E vediamo. Dai. Ci organizziamo. Facciamo le ciao belli. Ah, io ho sbattuto un salutre. Ah,